cominciare. Grazie. Grazie a tutti i presenti, alle autorità, agli amici della privacy che ci frequentano, con cui ci frequentiamo da molti anni. Due considerazioni iniziali. Prima di affidare ad Arturo De Colinto la gestione di questo incontro. La sicurezza della dimensione cibernetica è costantemente esposta a minacce, minacce sempre più ibride, tali da configurare una sorta di cyber guerriglia permanente. Nel 2019 il cybercrime è cresciuto del 17% a livello mondiale rispetto alle cifre del 2018, anno già definito per quello che riguarda l'Italia il peggiore per la sicurezza cibernetica. Gli esperti, e oggi abbiamo il piacere di averne tanti e li ringrazio molto per aver accettato di farci conoscere meglio le vari aspetti di questo tema, gli esperti hanno tracciato preoccupanti previsioni sui possibili rischi, sulle tendenze per il 2020, delineando uno scenario fatto di attacchi sempre più sofisticati. Nei mesi scorsi la polizia postale ha portato alla luce quello che parrebbe configurarsi come il più grave attacco alle banche dati istituzionali finora realizzato, con tecniche di phishing che consentivano l'accesso a sistemi informativi tra i più rilevanti per il Paese, dai quali estrarre dati da rivendere ad agenzie investigative e di recupero crediti. Ma gli attacchi informatici sono divenuti anche mezzi di ingegneria bellica. Basta pensare ai recenti avvenimenti in Medio Oriente, anticipazione di quello che sarà il paradigma dello scontro militare nei prossimi anni. Droni armati e attacchi informatici utilizzati quali veri e propri armi dotate di una potenza straordinariamente maggiore rispetto a quelle tradizionali. Quella cibernetica è dunque la dimensione in cui si sposta sempre di più la dinamica dei conflitti, palesi o latenti, tra stati e soggetti, operata attraverso dati e sistemi informativi. Ed è peraltro l'unica dimensione della sicurezza e della difesa sostanzialmente priva di un'adeguata cornice di diritto internazionale. Un'efficace strategia di prevenzione dei rischi cibernetici presuppone quindi anzitutto la consapevolezza dei fattori su cui si basano rispettivamente azione e reazione, tecnologia e diritto. Se infatti le nuove tecnologie sono il presupposto essenziale della potenza geometrica delle nuove minacce, il diritto è l'unica risorsa capace di mettere la tecnica al servizio dell'uomo, della libertà, della sicurezza. E anzi, un'alleanza di tecnologia e diritto può rappresentare l'architrave di una risposta democratica e lungimirante alle nuove minacce del digitale, inevitabilmente connesse agli opposti straordinari benefici. Questo presuppone anzitutto il massimo equilibrio tra le discipline deputate a governare il rapporto tra libertà e lato oscuro della tecnica, ovvero quella di protezione dati e quello a tutela della sicurezza cibernetica, tra le quali intercorre un rapporto indubbiamente complesso, ma che tra antagonismi e inattese sinergie dice moltissimo di una società in cui l'esibizione incontenibile della vita privata riflette una crisi profonda di fiducia e coesione sociale, elementi questi su cui in passato si fondava un'assai diversa percezione tanto della sicurezza quanto della libertà. Da un lato, infatti, la tutela della sicurezza cibernetica, quinta ma sempre più rilevante dimensione della sicurezza nazionale, ha legittimato limitazioni incisive della privacy in nome del contrasto a minacce tanto immanenti quanto pulviscolari, con il ricorso a strumenti investigativi spesso di tipo massivo. Social e signal intelligence, sorveglianza strategica e non più solo mirata, data mining sono solo alcune delle forme che può assumere l'azione di prevenzione e che estende il suo raggio di azione quanto più la società iperconnessa
alimenta continui flussi informativi. La potenza della tecnologia da un lato e le caratteristiche della minaccia cibernetica, acefala, mutevole, nebulosa, dall'altra, ampliano dunque inevitabilmente lo spettro dell'azione investigativa. Questo ha implicazioni importanti sotto il profilo delle libertà e degli equilibri democratici. Se pensiamo che nel nostro Paese i gestori conservano ogni giorno circa 5 miliardi di tabulati di traffico telefonico e telematico per fini di contrasto, dobbiamo chiederci anzitutto se nell'ambito di una massa così enorme di dati sia davvero possibile rinvenire quelli utili. Se insomma, estendendo così a dismisura il pagliaio, sia ancora ragionevole pensare di poter trovare l'ago. E un'azione di contrasto così penetrante determina una limitazione della privacy che sarà legittima solo e se in quanto strettamente conforme al principio di proporzionalità su cui la Corte di Giustizia ha costruito l'architrave del rapporto tra prevenzione e libertà. Ma circoscritte le politiche di sicurezza e i poteri degli organi di contrasto entro il perimetro della proporzionalità, sarà chiaro come quello fra protezione dati e cyber security non sia un gioco a somma zero, ma sia anzi un rapporto fatto di sinergie e reciproche funzionalità. L'esperienza del protocollo d'intenta con il DIS è in questo senso emblematica. Esso infatti è stato siglato proprio quando nel 2013 è emersa l'esigenza di un parallelismo tra estensione dei poteri degli organismi e corrispondenti aggiornamento delle funzioni di garanzia dell'autorità. Nato dunque per bilanciare esigenze di sicurezza e protezione dei dati, tale strumento innovativo ha dimostrato come questi beni giuridici essenziali, tutt'altro che necessariamente antagonisti, siano invece assai più complementari di quanto si possa immaginare. E questo perché la cyber security implica anzitutto inevitabilmente la protezione dei dati e delle infrastrutture di cui è composto l'ecosistema digitale. È significativo che a seguito della direttiva NIS e del GDPR il protocollo sia stato integrato prevedendo la comunicazione da parte del garante ai servizi dei data breach suscettibili di rilevare per la sicurezza nazionale. Del resto, una normativa che fa della tutela dei dati e dei sistemi del rischio informatico il suo fulcro essenziale non può che promuovere quelle condizioni complessive di resilienza indispensabili per la sicurezza cibernetica. La responsabilizzazione dei titolari promossa dal regolamento rispetto al rischio sociale derivante dai sistemi informatici permeabili è in questo senso una risorsa preziosa. Il legislatore europeo ha anzi instaurato una significativa simmetria tra istituti che accomunano il GDPR, la direttiva NIS e lo stesso regolamento sulla cyber security del 2019. Tale complementarietà tra protezione dati e sicurezza cibernetica non è del resto casuale se si pensa alla funzione originaria della prima sull'ordinamento europeo, considerata un bene giuridico della prima nell'ordinamento dello Stato membro, perché lo Stato membro avrebbe dovuto garantire per poter entrare nell'area Schengen in quanto presupposto per la sua sicurezza. Gli sviluppi più recenti dimostrano quanto lungimirante fosse tale concezione del rapporto tra protezione dati e sicurezza. In un'economia e in una società fondata sui dati, proteggere questi significa tutelare ad un tempo i singoli e la collettività. Protezione dati come presupposto ineludibile della sicurezza individuale e collettiva dunque, tanto più necessario all'epoca dei big data e dell'internet di ogni cosa. E in tale contesto, in cui ciascun oggetto di uso quotidiano può rappresentare il canale d'ingresso di potenziali attacchi informatici e in cui le fonti di rischio si moltiplicano a dismisura, è indispensabile fare della protezione dati, dei sistemi, delle infrastrutture l'obiettivo prioritario delle politiche pubbliche, perché da questo dipende la tutela della persona ma anche la sicurezza nazionale. La crescente complessità dei sistemi genera infatti vulnerabilità sfruttate per attacchi informatici che possono paralizzare reti di servizi pubblici essenziali, canali di comunicazione,
di primaria importanza, con un impatto dunque concretissimo sulla vita pubblica. Le caratteristiche delle minacce, come per il terrorismo, non sono più prevedibili in quanto pulviscolari e in continua evoluzione. La difesa diventa così asimmetrica, anche perché le catene più complesse su cui si articolano i flussi informativi presentano una molteplicità crescente di anelli deboli, e questo evidenzia come le sinergie che caratterizzano il rapporto fra protezione dati e cyber security non siano soltanto normative, ma attengono a un livello più profondo e strutturale, perché tendono entrambi alla protezione della realtà digitale, dei dati e i sistemi considerati non isolatamente ma nelle loro reciproche inferenze. La sicurezza cibernetica è stata del resto definita bene comune, la cui tutela avvantaggia tutti, proprio perché attiene a una realtà quale quella digitale fondata sull'interdipendenza di dati, sistemi, soggetti. In tale prospettiva abbiamo orientato la nostra azione in questi anni, rilevando anzitutto l'esigenza di razionalizzare il patrimonio informativo, soprattutto pubblico, per ridurre la superficie d'attacco da cui estrarre dati spesso utilizzati a fini di spionaggio. Abbiamo poi sottolineato le implicazioni dovute alla sempre più frequente esternalizzazione a privati di segmenti importanti dell'attività amministrativa o ancor più investigativa, che ne rendono alquanto più permeabile la filiera. Ricordo in tal senso la significativa attività svolta nel 2014 rispetto ai nodi di interscambio internet e gli ISP gestiti da privati in modo non adeguato e dalla cui sicurezza dipendono, tra l'altro, la sicurezza nazionale, l'efficacia delle indagini, l'incolumità dei singoli. Come del resto dimostrano i casi Hacking Team ed Exodus, la vulnerabilità dei sistemi utilizzati dai privati incaricati e la negligenza frequente nell'osservanza degli obblighi di protezione espone a un rischio insostenibile, non solo per la riservatezza dei cittadini, ma anche i dati investigativi e spesso persino la sicurezza nazionale. Solo l'adozione di misure adeguate da parte di ciascun soggetto coinvolto in ogni fase dell'attività captativa può dunque contribuire a minimizzare i rischi connessi alla frammentazione dei centri di responsabilità, derivanti dal coinvolgimento di soggetti diversi nella catena delle attività investigative. E la stretta dipendenza della sicurezza della rete da chi ne gestisca i vari snodi e canali pone il tema della sovranità digitale, da declinarsi non in chiave nazionalistico-autarchica, quanto piuttosto investendo nella governance della dimensione digitale, la propria identità giuridica e politica. E poiché le minacce sono globali, credo che l'obiettivo debba essere la complessiva assunzione di responsabilità pubblica rispetto a un interesse quale la sicurezza cibernetica, da cui dipende in primo luogo l'indipendenza dei paesi e che deve sempre più declinarsi in chiave sovranazionale, spostando, proprio come è stato per la protezione dei dati, il proprio orizzonte sulla dimensione almeno europea. Di fronte a minacce che vanno dalla guerra cibernetica all'antagonismo politico digitale, le politiche pubbliche devono mettere al centro il valore della protezione dei dati quale condizione di competitività, sicurezza e assieme libertà, per non soggiacere alla spinta neocolonialista delle autocrazie digitali. Non a caso l'Europa ha reso la protezione dati un fattore identitario, ritrovandovi proprio in un momento in cui riaffiorano le spinte divisive, quell'aspirazione federale così ostacolata in altri campi è tale da segnare un vero e proprio divario transatlantico nella gestione del rapporto tra tecnica e diritto, economia e libertà. E questa vocazione unitaria, superando i particolarismi che spesso privano il diritto del suo necessario sguardo lungo, ha consentito a questa disciplina di divenire il fronte più avanzato di governance del digitale, una vera e propria costituzione per l'algoritmo, a cui poi molte altre normative, anche extraeuropee, hanno attinto. La forza attrattiva e la vocazione costituzionale della protezione dati si fondano del resto sulla lungimiranza di alcuni suoi istituti essenziali. Si pensi all'affermazione,
pressoché unica nel panorama giuridico attuale e capace di offrire tutela in ogni campo, del diritto alla non esclusività e non discriminatorietà della decisione algoritmica, che non deve insomma divenire parametro unico né tantomeno distorsivo di valutazione della persona. Le implicazioni di ordine giuridico costituzionale, politico, economico, persino etico di questa previsione sono determinanti e, se forse non risolutive, certamente ineludibili in una società sempre più fondata sul potere dell'algoritmo. Inoltre, la prevista extraterritorialità del regolamento, che si applica anche ai titolari extra Unione per il fatto di trattare dati di quanti si trovino in Europa, ha implicazioni dirompenti sotto il profilo giuridico, economico e simbolico. Non solo infatti ciò consente di attrarre nel diritto europeo i giganti del web, sfuggenti a ogni altro tentativo di regolazione, assicurando a chiunque si trovi in Europa, non solo ai cittadini, come doveroso per un diritto fondamentale, un paniere di diritti non derogabile in ragione della sede più o meno di comodo dell'attività aziendale. Tale previsione afferma con tutta la forza della regola, che è insieme principio, che in uno spazio defisicizzato come la rete, la sovranità vada declinata in forme nuove, meno legate al tradizionale criterio di territorialità e più attente invece alla capacità degli Stati di rendere effettiva la tutela dei diritti e la stessa forma democratica di fronte a sempre nuove spinte liberali. Sono significativi in tal senso i rischi cui un uso manipolativo di dati personali anche da parte di potenze estere può avere sulla sovranità nazionale e sulle scelte politiche essenziali che ne determinano l'esercizio. La vicenda Cambridge Analytica ha dimostrato infatti come il micro-targeting basato sulla profilazione dei cittadini e la conseguente propaganda elettorale mirata in base al tipo di elettore stilato dall'algoritmo determini un pesante condizionamento del processo di formazione del consenso, che può essere gestito da potenze straniere per orientare a loro favore il risultato elettorale. Non a caso, a seguito della vicenda Cambridge Analytica, il Congresso degli Stati Uniti ha iniziato a discutere un disegno di legge federale per la protezione dei dati modellato sul paradigma europeo e la California ha già approvato una normativa in tal senso. È infatti apparso evidente come il contrasto dello sfruttamento dei dati personali in funzione distorsiva del consenso elettorale sia funzionale anche alla difesa della sovranità nazionale, in un contesto di progressiva proiezione del conflitto e del potere sul dato e su quella potentissima infrastruttura sociale che è la rete. La stessa competizione per l'egemonia tecnologica cela oggi una più stretta connessione con le dinamiche geopolitiche, suscettibile di coinvolgere in maniera determinante profili di sicurezza nazionale. Condivisibile quindi la preoccupazione espressa dal COPASIR per la possibile recessività delle esigenze di cyber security rispetto agli interessi commerciali, che coglie fino in fondo le implicazioni proprie di un certo tipo di neoimperialismo digitale. Come sottolineato dal Consiglio dell'Unione, tra i fattori di rischio correlati al 5G vanno infatti annoverati non solo i profili tecnologici, ma anche quelli ordinamentali. Ciò impone dunque di considerare i rischi connessi alla fornitura di tecnologia da parte di aziende, quali quelle cinesi inserite in un contesto di dirigismo economico che le obbliga a cooperare con il governo, fornendogli pezzi importanti del proprio patrimonio informativo, con implicazioni da non sottovalutare sul piano della sicurezza nazionale. In tale prospettiva abbiamo peraltro in più occasioni e da diversi anni auspicato un privacy shield con la Cina per garantire il rispetto di alcune basilari condizioni di tutela del diritto alla protezione dei dati, se non altro dei cittadini europei. Siamo consapevoli che un simile accordo necessiterebbe di una revisione radicale del sistema giuridico cinese, tale da escludere in particolare il prelievo sostanzialmente illimitato da parte del governo dei dati nella disponibilità delle aziende. E tuttavia, la dimensione e l'incombenza dei rischi per la sicurezza dei nostri paesi non consentono né inerzia né tantomeno rassegnazione. E in questa competizione sino-americana per l'egemonia sulla potenza di calcolo,
L'Europa rischia di perdere ogni possibile ruolo se non ha la forza di opporre al dumping digitale un'idea di innovazione democraticamente sostenibile, fondata su principi di trasparenza e responsabilità algoritmica e tale da coniugare economia e diritti, libertà e sicurezza, che tornerebbero a essere valori complementari e non antagonisti, quali del resto l'ordinamento europeo li delinea, nella consapevolezza di come la democrazia viva necessariamente di entrambi. Sarà forse necessario aggiornare l'agenda politica, l'agenda del dibattito pubblico anche nel nostro Paese, mettendo al centro idee e progetti per governare la società digitale nei prossimi anni, per garantire i diritti e le libertà in questa nuova dimensione della vita. La protezione dei dati può essere, in questa prospettiva, una bussola affidabile. Mi fermo qui e cedo ad Arturo De Corinto. Cedo Arturo De Corinto il governo della discussione e ringrazio ancora non solo Arturo ma tutti i nostri preziosi e importanti ospiti. Grazie. Grazie Presidente, è stato un piacere ascoltarla come sempre. Prima di cominciare possiamo approfittare per far sedere chi è rimasto in piedi. Prego, accomodatevi, ci sono ancora dei posti disponibili. Bene, grazie. Se possiamo accelerare. Intanto grazie ai colleghi della stampa che sono intervenuti numerosi oggi. Mi auguro che possiate aiutarci ad amplificare il messaggio del Presidente e le considerazioni che faranno i nostri graditi ospiti che intanto vi presento. Alla mia sinistra c'è il presidente del COPASIR, onorevole Raffaele Volpi. C'è alla mia estrema destra il professore Gabriele Fagioli del Politecnico di Torino e alla mia estrema sinistra il professore Stefano Zanero del Politecnico di Milano. Io mi chiamo Arturo Di Corinto e ho il compito di fare da facilitatore di questo incontro, di queste due ore da passare insieme. Una cosa intanto volevo dirvi, questa mattina, forse ve ne siete accorti salendo le scale, siete passati davanti a una targa intitolata a Stefano Rodotà, giurista emerito, già presidente dell'autorità garante della protezione dei dati personali, un uomo dotto, un uomo colto, una riserva della Repubblica, una risorsa della Repubblica che è venuta a mancare qualche tempo fa. Avremmo voluto svolgere questo incontro nella sala a lui dedicata, non è stato possibile, lo faremo di nuovo. In ogni caso noi intitoliamo questo incontro, questa giornata, alla sua memoria, alla memoria di un uomo che si è battuto a lungo e con efficacia sul terreno della privacy, ma direi di più sul terreno della democrazia. Stefano Rodotà è una persona molto riservata nella sua vita privata quanto estroversa in pubblico, scriveva per i giornali, partecipava ai talk show, veniva osannato nei festival letterari e di democrazia. Perciò per noi è un piacere sapere che il garante della privacy gli ha intitolato una sala e queste mie parole insomma sono soltanto l'abbozzo di un ricordo che ciascuno di noi può rivolgere a Stefano Rodotà.
Detto questo, perché a mio modo di vedere è particolarmente importante questa giornata? Perché mi sembra che sia la prima volta che si mettono in relazione così stretta, una relazione che però era già evidente, due temi, quello della privacy e quello della cyber security. Qualcuno di noi, magari utilizzando metafore giornalistiche, ha già detto che la privacy è l'altra faccia della cyber security. Il motivo è semplice da capire. In un mondo digitale i dati che identificano i nostri comportamenti sono digitalizzati. Se non riusciamo a tutelare questi dati digitali, non riusciamo a tutelare i nostri comportamenti. In particolare non riusciamo a tutelare i comportamenti passati dalle tecnologie che li possono spiegare e dalle tecnologie che li possono predire. Non mi riferisco quindi soltanto al tema giustamente sollevato dal garante dei data breach, delle massive violazioni di basi di dati personali che possono essere usati poi per orientare il comportamento delle persone. Mi riferisco anche al fatto che i dati personali sono uno strumento di intelligence. Il garante giustamente diceva: con i dati ormai ci si fa la guerra. Non è un caso che nel momento in cui gli Stati Uniti hanno diramato l'allarme per la rappresaglia cibernetica in seguito all'uccisione mirata del generale Soleimani in Iraq, hanno detto a tutti quanti di fare attenzione al proprio indirizzo di posta elettronica e di cambiare le password. Guardate che banalità, no? In realtà è una indicazione importante. Dietro di questo c'è la consapevolezza che l'anello debole della catena della cyber security è esattamente il fattore umano, e la protezione dei dati personali diventa un elemento cruciale di ogni strategia di sicurezza nazionale basata sulla protezione dei dati. Io colgo l'occasione per salutare e ringraziare in questa sede il prefetto generale Gennaro Vecchione, che è in prima fila non solo materialmente ma simbolicamente in questa azione di difesa della sicurezza nazionale, e lo voglio ringraziare e riconoscergli nel mio piccolo il grande lavoro svolto come direttore del Dipartimento di Informazioni per la Sicurezza, avendo favorito la realizzazione della legge sul perimetro nazionale di sicurezza cibernetica. Ci ha lavorato con il professor Roberto Baldoni, suo vice, e con la Presidenza del Consiglio, ma anche con i parlamentari. In una audizione ha detto una cosa che non dimenticherò, che in qualche modo faceva parte della mia sensibilità, ma mi aiuta a ricordare un elemento, una cosa molto importante. Che cosa ha detto il generale Vecchione? Ha detto che il rischio zero non esiste e che tutti quanti noi ci dobbiamo impegnare affinché non accada che un ragazzino diciottenne dall'India possa provare a fermare i treni che viaggiano in Italia. Quindi il tema garante, secondo me, potrebbe essere impostata anche in questo modo. Se la privacy è un diritto fondamentale nell'Unione Europea, forse anche la cyber security, la sicurezza di quei dati personali che ci identificano come cittadini, elettori, lavoratori, risparmiatori, imprenditori, padri, mariti, figli, studenti, insegnanti, la sicurezza informatica dei dati e delle informazioni personali in realtà sono una questione di diritti, sono un diritto umano. Allora, se pensiamo al fatto che la privacy e la cyber security possono essere interpretati come diritto umano, forse ci viene più facile pensare che la tutela della nostra privacy, la tutela della sicurezza informatica dei dati, in realtà sono la precondizione per esercitare altre libertà. Io mi ricordo che questo lo diceva spesso Stefano Rodotà. Cioè, il diritto alla privacy è la precondizione per esercitare il diritto di associazione, di libertà d'espressione, di opinione, di movimento e così via. Allora, forse in questo senso io
potrei ingaggiare l'onorevole Volpi perché ci racconti che cosa stanno facendo in Parlamento per tutelare i nostri dati personali e, ovviamente, aggiungo, se vuole commentare qualche passaggio della relazione del garante, che poi ovviamente cercheremo di portare all'attenzione di tutti interloquendo con il professor Zanero e il professor Fagioli. Grazie. Grazie, grazie. Ingaggiare mi sembra un termine un po' bellicoso, sinceramente. Dopo 14 mesi alla difesa, ingaggiare mi dà un senso di... No, innanzitutto mi permetto di ringraziare Presidente Soro per l'invito, per me è assolutamente un piacere, lo trovo anche un momento di grande responsabilità essere qua. Mi permetto di salutare tutti i presenti, i componenti del Collegio del Garante, i signori ufficiali e i direttori dei nostri servizi che, per loro disgrazia, mi onorano anche dell'amicizia. Io starei attento, però grazie ancora. E per ancora di più, per ringraziare attraverso di loro tutte gli uomini e le donne che lavorano quotidianamente alla sicurezza del Paese, per l'amicizia, dicevo, ma anche per la proficua collaborazione con l'organo parlamentare, ma anche per la parte informale con quale riusciamo, dico quotidianamente, a individuare quali possono essere le criticità che sono legate alla responsabilità del Paese. Ovviamente noi siamo un organo di controllo, però grazie anche, Presidente Soro, al mio predecessore, si è trovato uno spazio di proattività maggiore rispetto a quella che poteva essere semplicemente una valutazione e ricezione di quello che succedeva. E questa è già la dimostrazione che, come lei, rappresenta un authority anche il Comitato per la Sicurezza, Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica, nei suoi risultati non ha connotazione politica ma ha connotazione di interesse nazionale. Questo tengo a specificarlo perché abbiamo cose in comuni fra noi e il garante della privacy. Sicuramente gradi di riservatezza o segretezza nelle fasi istruttorie e certamente il fatto che quello che poi esce come prodotto è un prodotto che ha una condivisione basata su elementi che sono elementi realistici, ovviamente non tutti palesabili, ma certamente di grande importanza per le valutazioni finali. Presidente Soro, io la voglio ringraziare per le considerazioni che ha fatto nella sua relazione, che si sono tradotte già in questa settimana, ho visto, in indicazioni particolarmente specifiche su alcuni casi, su un caso in particolare. Ebbene, questo vuol dire avere il coraggio delle istituzioni, vuol dire l'implicazione delle istituzioni in maniera complessiva, vorrebbe dire, e quello purtroppo lo metto al condizionale, che quello che viene detto da istituzioni come la vostra e magari più particolari come il Comitato per la Sicurezza della Repubblica devono, non possono, devono avere considerazioni da parte delle scelte politiche. Su queste non ci sono dubbi. Mi permetto alcune riflessioni. Sappiate tutti che io non sono un esperto, sono avventizio e pro tempore e sicuramente non ho nemmeno l'eloquenza né del Presidente Soro né dell'amico che ha fatto la presentazione. Cerco quindi semplicemente di fare due valutazioni. Prima è stato ricordato Rodotà. Beh, io mi permetto di dire che Rodotà non ha fatto, ha fatto tantissimo nella divulgazione della cultura di un certo tipo di idea della privacy, però facevo una riflessione ieri sera. Per quelli che hanno la mia età, insomma, qualche ricordo ce l'hanno ancora anche della Costituzione. Io riflettevo che noi siamo passati in pochi anni dall'articolo 15 della Costituzione, che è quello dell'inviolabilità della corrispondenza, ad immaginarsi l'inviolabilità di dati che sono in un circuito addirittura mondiale. Questa è la sfida che abbiamo davanti. Presidente Soro, io la ringrazio ulteriormente perché lo sforzo che stiamo facendo e che voi state facendo e che avete già fatto è innanzitutto uno sforzo culturale. È uno sforzo culturale che è legato alle generazioni, è legato al cambiamento della tecnologia. Tutti noi che operiamo comunque, sia a livello parlamentare, legislativo, all'interno delle authority o nella parte che è legata alla sicurezza del Paese, ci siamo trovati nella necessità di individuare degli spazi nuovi.
nella sua relazione c'era un chiaro legame fra quello che è la globalità degli interessi e la necessità che questi vengano individuati con molta chiarezza nella loro protezione. Oggi le guerre, purtroppo alcune guerre sono ancora fatte in maniera tradizionale, ma è evidente che la grande sfida sono le guerre economiche. Le guerre economiche vengono fatte attraverso tutto quello che è lecito e in parte anche con quello che non è lecito. E quindi c'è una sfida che è una sfida legata ai mezzi. Però c'è una cosa che è principio, che è quasi di inizio rispetto alle nostre necessità. I paesi, ovviamente noi parliamo dell'Italia, devono entrare in una fase di consapevolezza. La consapevolezza è legata, dal mio punto di vista, a due passaggi. Uno, scusate se sono schematico, ma credo che queste cose debbano essere ben percepite, forse meno da noi che ci operiamo quotidianamente, ma dal mondo esterno e anche da chi fa attività politica. L'interesse nazionale non è più quello individuabile semplicemente come quello dello scorso secolo. Non è più vero che l'interesse nazionale è legato a dei confini certi. Il nostro interesse nazionale è legato a tutto quello che riguarda l'economia del nostro paese. Quindi può essere, e lo dico casualmente in questi giorni, una piattaforma dell'ENI, ma può esserlo assolutamente un interesse economico dall'altra parte del mondo. Quindi, in questo caso, l'interesse nazionale e la sicurezza nazionale, specialmente per i settori strategici, a volte collimano e non sono più necessariamente circoscritti all'interno di un confine nazionale. E questo è lo sforzo che stiamo facendo tutti, quindi nell'individuazione di quali sono dei perimetri di sicurezza. In questi giorni, proprio ieri, se non sbaglio, sono uscite le raccomandazioni europee sulla sicurezza cibernetica. Aspettavamo al 31 di dicembre, sono state pubblicate ieri. Questo è un primo indirizzo, è un primo indirizzo che dovrebbe però portarci ad un ragionamento più complessivo che è già stato citato dal Presidente. Quali sono i confini dell'intervento possibile? Se noi partiamo da quell'idea dell'inviolabilità della corrispondenza, arriviamo oggi a un'intrusione continuativa che però, va detto anche, è in parte consapevole. Io penso che chiunque di noi usi un social sa che comunque sia c'è un utilizzo della nostra profilatura. La cosa che diventa un pochino più preoccupante è appunto, come si diceva, un aspetto legato a qualcosa che è diverso dalla necessità del mercato. E qui ci si lega ad una cosa centrale. Allora, vedete, io sono profondamente legato a dei valori occidentali. I valori occidentali parlano comunque di libertà, parlano di individuo. Ebbene, se qualcuno cerca di vendermi un prodotto, ci posso stare, lo capisco, ma nel momento in cui la profilatura diventa profilatura sociale, quindi ingegneria sociale, quindi condizionamento delle scelte, allora non ci sto più. E questo vuol dire che se i miei valori non coincidono né coi mezzi né con i sistemi, devo fare qualcosa di estremamente deciso rispetto a un'intrusione che è qualcosa di diverso. Mi permetto di dire, in alcune aree del mondo, magari sono meno avanzate rispetto ai livelli economici, ma molto più influenzabili, si usano i mezzi tecnologici al fine addirittura di condizionare delle scelte che poi diventano addirittura di massa. E non sto parlando di voti, sto parlando per esempio di migrazioni. Io non sono abituato a parlare di migrazione, quindi mi fermo qua per dire che le capacità economiche di chi interviene a livello di ingegneria sociale sono talmente altre, per cui se un paese come il nostro, consapevole, pieno di valori e pieno di storia, non ha la capacità di entrare nella fase della consapevolezza, allora diventa un problema. Io credo che ci siano delle altre cose. Vedete, penso che tutto quello che noi facciamo a livello di privacy, ma che poi è sicurezza, che poi è piacere dell'individuo e non intrusione sull'individuo, stia all'interno di quella concezione che è già stata citata, e l'ho citata anch'io, che è valoriale. Non è vero che le scelte che si fanno in cose che possono sembrare parcellizzate, ovvero oggi parliamo di privacy, domani parliamo di sicurezza,
dopodomani parliamo di aeroplani, sono al di fuori di una concezione più generale. I paesi come il nostro hanno il vantaggio della possibilità di operare in termini di multilateralismo, ma certe scelte sono scelte strategiche e geopolitiche. I paesi devono sapere con chi stare, come starci e con che mezzi starci. E quindi la carenza inevitabile è quella di individuare non solo tecnologicamente quali sono i confini di protezione. Io penso che il paese, l'Italia, abbia già fatto un passo avanti con le leggi sul perimetro di sicurezza, con la Golden Power, ma credo che sia quasi impossibile ragionare in termini nazionali. L'Europa ieri appunto ha così tracciato una serie di raccomandazioni. Io credo che alcune cose non possano essere solo raccomandazioni, ci debba essere una trasformazione più profonda fra i paesi che collaborano. Penso che ci debbano essere perimetri di sicurezza che vadano anche sovrapposti, per esempio, a quelli dell'Alleanza Atlantica, con i protocolli comuni, e credo che non si possa immaginare, per esempio, che le azioni fatte dal Comitato, dal COPASIR, così come per il Garante, possono essere necessariamente contro qualcuno. Io so che ci sono degli interessi importanti, però vorrei insistere su un fatto. Se le nostre organizzazioni sottolineano delle criticità, non lo fanno semplicemente perché debbono andare contro qualcuno, contro qualche paese, ma lo fanno perché ci sono delle evidenze. Prima è stato citato un passaggio sulle preoccupazioni del futuro. Ma insomma, siamo già avanti, però facciamo un'ipotesi. L'altro giorno una fonte, come si dice, fonte aperta, praticamente era su Twitter, insomma, ecco, non è che fosse... ho visto un annuncio fatto dalla Repubblica Cinese. Ha detto, abbiamo fatto 15 giorni fa, oggi è stato testato per la prima volta un satellite quantistico. Avevamo dei problemi nelle fasi di ricezione, ovvero nelle stazioni di ricezione che erano troppo grosse. Abbiamo trovato la soluzione, adesso la capacità, la stazione di ricezione dal satellite alla rete quantistica è ridotta a una valigia. E per la prima volta, lo dicono loro, quindi io mi fido, visto che me lo dici tu, io ti prendo sul serio, no? Per la prima volta da questo satellite con sistema quantistico abbiamo mandato la prima rete che abbiamo sul territorio dei dati criptati. Bene, mi sembra una bella cosa. Il futuro anche di altri sistemi di difese d'arma ormai è traguardato al quantistico. Io, la mia sicurezza, mi è venuto in mente, io sono un provinciale, quindi non parlo di metropolitane, di cose complesse, però mi è venuto in mente, e se nel mio paesello di campagna qualcuno pensasse domani, attraverso una rete informatica non protetta, attraverso la trasmissione di un dato quantistico su una valigetta, fermasse l'elettricità, cosa facciamo? Lo so che è un po' fumettistica la cosa. Io credo che non lo sia poi così tanto, però. E quindi, se noi non impariamo a tradurre quelli che sono gli aspetti del vantaggio economico, che non sempre c'è, rispetto allo sviluppo del paese, ma ci mettiamo in parte anche quella che è la sensibilità sulla nostra sicurezza. Presidente, possiamo tradurre una volta ogni tanto la parola sicurezza in libertà? Possiamo tradurre la parola sicurezza nel fatto che la mia sicurezza e la nostra sicurezza non è semplicemente un dato utopico o astratto, ma è la mia personale libertà di fare delle scelte, di poter vivere con una tranquillità sociale, di sapere che i condizionamenti sono limitati a quello che io scelgo di avere come condizionamento? Perché se così non fosse, vuol dire che non abbiamo capito nelle nostre scelte future, anche quelle politiche, anche quelle di sicurezza, la differenza fra l'attualità e il passato. Il passato era la lettera, oggi c'è qualcosa di diverso, e il discrimine in questa cosa di diverso è
materiale ed immateriale. La lettera ha dato materiale. Oggi il materiale e l'immateriale si distingue fra quella che è la rete e quelle che sono le cose che passano su una rete. Se noi non capiamo quindi l'elemento valoriale della libertà, il discrimine fra rete e dati, temo che difficilmente riusciremo a raggiungere un grado di sensibilità tale da essere estremamente fermi nelle scelte che dobbiamo fare come paese. Penso oltretutto che queste cose dovrebbero essere al di fuori della sensibilità particolare dei partiti. La mia fortuna è di essere un presidente, come voi sapete, di opposizione, è l'unico organo che elegge un presidente di opposizione. Però, per esempio, il rapporto trasmesso al Parlamento rispetto alle nuove tecnologie è stato votato da tutti i componenti del Comitato. Quindi vuol dire che c'erano, e ci sono evidentemente, materiale abbondante per arrivare a quelle conclusioni. Io credo che non possa essere messo in un cassetto. Io oggi forse prima vi dovrò lasciare a una certa ora, perché ho il piacere di avere in audizione il ministro dello sviluppo economico Patuanelli, che credo che in questa materia abbia delle considerazioni, spero interessanti, da fare. Perché vedete, la mia opinione è che non si vende la libertà. La libertà che abbiamo conquistato non si vende per qualche centinaio di milioni di euro. La nostra libertà vale qualcosa di più. E io penso che le scelte economiche stiano in quella serie di valori e identità che sono state citate prima. Valori e identità che vogliono dire libertà individuale. Noi oggi abbiamo una responsabilità, Presidente, che qualche volta fuori non è percepita. Il nostro lavoro è straordinario, quello che fanno le forze dell'ordine, che fanno i servizi, che fate voi, perché noi non ragioniamo, noi siamo ormai abituati a ragionare in termini di massa, ma il nostro piccolo, modestissimo lavoro è fatto sull'individuo. Nel momento in cui io agisco sulla comunità, dando questo spazio di certezze e di serenità, lo faccio per il paese, ma il paese siamo noi, non siamo una cartina geografica, siamo persone, siamo uomini, siamo donne che tutti i giorni hanno e devono avere la capacità di poter scegliere. Io questa capacità di poter scegliere vorrei continuare ad averla. Grazie Presidente, soprattutto grazie per questo accenno alla libertà e quindi presumo anche alla lotta di liberazione antifascista che ha liberato il paese dall'oppressione. Mi ha fatto pensare una cosa a proposito di libertà. C'era un presidente, o meglio, una frase che viene attribuita anche a un presidente americano di nome Thomas Jefferson, che dice: chi pensa di rinunciare alla propria libertà per avere maggiore sicurezza non merita né la libertà né la sicurezza. Che cosa voleva dire questo presidente? Che l'equilibrio nelle scelte che facciamo per garantire sia la libertà sia la sicurezza dovrebbe essere l'oggetto della nostra attenzione. Mi sembra che il nostro paese, a cominciare dal decreto Monti, poi il decreto Gentiloni, la legge sul perimetro nazionale, il recepimento della direttiva NIS, del regolamento GDPR, l'allineamento, come ha detto giustamente il garante, del lavoro legislativo fatto dal nostro Parlamento con il lavoro legislativo fatto dal Parlamento europeo con il Cyber Security Act, ci abbia messo in questa condizione di rimanere saldi in questo equilibrio. E questo io lo credo fortemente, e le dico che ci somigliamo molto perché siamo entrambe due patrioti, io sicuramente due patrioti nazionalisti, in senso io almeno repubblicano mazziniano, ma nel senso della capacità dei patrioti di tenere insieme le libertà politiche e le opportunità democratiche. Quindi il suo discorso mi ha fatto molto piacere. Il riferimento
credo abbastanza evidente alle problematiche che ci pone l'innovazione tecnologica portata dal 5G e in particolare dalla egemonia economica cinese in questo settore, economica e produttiva in questo settore, sono un elemento di preoccupazione che il garante stesso pure ha citato. Se lei ci lascia con una riflessione ulteriore su questo, io chiederei poi al garante Soro di interloquire con quello che lei ha detto. Sì. Vede, una cultura occidentale non è contro lo sviluppo. Lo sviluppo dovrebbe essere, anzi, l'elemento prioritario. Però lo sviluppo si fa anche con la cultura. E la cultura ha dei principi che nascono dalla nostra storia. La mia preoccupazione, la nostra preoccupazione, è semplicemente una. Mai nessuno di noi penserebbe di fare azioni di distorsione di mercato. Non tocca a noi, non tocca al comitato, non tocca al garante. La interrompo per dirle che ieri il giornale tedesco Handelsblatt ha dato rilievo alla notizia che dagli Stati Uniti d'America sia arrivata la conferma che le aziende cinesi che producono hardware e software per le reti di quinta generazione riportano esattamente tutto quello che fanno al governo cinese per la legge che lo prevede e quindi hanno introdotto un ulteriore elemento di preoccupazione rispetto alla penetrazione del 5G in Europa. Mi permetta. Allora, guardi, io so che abbiamo un attore qua che è interessato, è l'amministratore di Huawei, quindi credo che abbia qualcosa di diverso come pensiero, come giusto che sia. Mi permetto di dire questo. Io penso, allora le farò un esempio. Io credo che ci siano forme di distorsione di mercato che dovrebbero arrivare addirittura al WTO e credo che questa sia l'azione politica che la stessa Europa debba fare, perché da noi sapete tutti insomma che abbiamo dei problemi, oddio, non sono nemmeno dei problemi, sono un dato di fatto: gli aiuti di Stato non sono permessi, no, mi sembra evidente. Ci sono le due considerazioni: Huawei è obbligata a dare i dati al governo cinese? No, non lo penso nemmeno io, però penso che se un'azienda ha in qualche modo quello che io credo possono essere delle forme di aiuti di Stato, prima o poi gli viene chiesto di ritornare in qualche modo. Questo è un mio pensiero, perché chiaramente se io faccio cablaggi in una città che costano 10, me ne pagano 100, secondo me è aiuto di Stato. Non sto parlando di Huawei, sto parlando ipoteticamente di qualsiasi forma di aiuto di Stato. Ci sono i metodi. Mi permetto solo, Antonello, posso fare brevissima digressione? Allora, noi abbiamo chiesto, come comitato, abbiamo deciso di iniziare un'indagine, come voi forse qualcuno ha letto, su quello che riguarda i settori economici. I settori economici evidentemente ci sono quello che è già stato fatto in parte con la tecnologia delle comunicazioni, poi i settori economici sono bancario, assicurativo, energia e difesa. A me interessa capire come gli altri arrivano in Italia. Non è un problema semplicemente economico, ma se tu utilizzi in Italia dei metodi che non sono legali per condizionare magari consigli d'amministrazione o scelte economiche, tu in Italia non ci puoi stare. E io non penso che il nostro paese possa consentirsi, anche all'interno di sistemi come quello bancario assicurativo, se non in certezza di diritto rispetto a quello che succede sulle governance, di permettere a qualcuno di condizionare all'interno di questi grandi istituti che hanno miliardi di titolo sovrano, come si dice, in pancia, di fare scelte che non sono nell'interesse nazionale. Quindi tutto rientra nell'interesse nazionale. Non siamo contro nessuno, guardate, veramente, poi chi mi conosce, cioè Giovanna mi conosce da 30 anni, cioè voglio dire, assolutamente io sono uno per il libero mercato, per tutte queste cose. Però in Italia, ve lo dico a tutti, innanzitutto non si mente
E se il garante dice delle cose, e se il COPASIR dice delle cose, non se li ha inventate al mattino, ricordando ancora una volta che il COPASIR ha iniziato questa indagine con un presidente del Partito Democratico, che è attualmente ministro della difesa, lo presiede ora un esponente della Lega e il documento è votato da tutti i componenti che sono di tutti i partiti. Quindi io posso anche capire che ci siano delle difficoltà, ma non sono ostruttive, ostative rispetto allo sviluppo, sono però ad alcune certezze che evidentemente non ci sono state. Grazie Presidente, grazie Presidente. Non so se lei vuole aggiungere qualcosa, Presidente Soro, a quanto ha detto Volpi. No, ma posso, chiedo scusa agli altri due relatori se porto via solo un secondo, ma vorrei chiarire la dinamica anche di queste posizioni. Quando Snowden rivelò i fatti riferiti al rapporto fra le società operanti nell'ambito di internet negli Stati Uniti e poi nel mondo, e rivelò che alcune agenzie per la sicurezza americane avevano avuto in più circostanze accesso alle informazioni da parte di questi operatori, si scatenò un processo che portò all'annullamento dell'accordo fra gli Stati Uniti e l'Europa per il trasferimento dei dati dei cittadini europei negli Stati Uniti. Quell'accordo fu sostituito dopo un faticoso negoziato fra l'Europa, l'Unione Europea e gli Stati Uniti dall'attuale accordo Privacy Shield, che prevede una serie di garanzie. Poi prevede anche che ci siano soggetti abilitati a verificare che quelle garanzie siano assicurate. Nei confronti di una parte di mondo, non solo della Cina, l'Europa non si è mai posta un problema di questa natura, e invece deve porselo, e deve porselo pretendendo esattamente quello che ha preteso dal Giappone, che recentemente, dopo un anno d'attesa, ha potuto sottoscrivere gli accordi commerciali con l'Europa perché ha assicurato il rispetto di una serie di queste garanzie. Allora, il tema è oggi, possono non le aziende fanno il loro mestiere, può la Cina garantire all'Europa una regola che abbia quelle caratteristiche? Questa è la nostra aspettativa. Io spero che questo accada, perché ci si mette nelle condizioni di rimuovere una asimmetria nello sviluppo dell'economia del mondo, prima ancora o dopo, non so, entrambe le cose sono grandi valori, la sicurezza. Bisogna garantire che ci siano il rispetto delle regole che presiedono alla tutela dei dati personali dei cittadini europei che vengono qui, che utilizzano qui i telefoni piuttosto che altri dispositivi digitali, e che vengono gestiti da società che legittimamente operano nell'economia europea, ma perché questa legittimità non li ponga in una condizione di vantaggio e quindi contrasti con le regole non solo della privacy ma della concorrenza, occorre che anche quell'altro pezzo di mondo si doti di regole uguali. Sarà facile? Io dico subito che non sarà facile, per le ragioni che accennavo prima, ma è questa la sfida che abbiamo oggi, e se non la impostiamo in questi termini non andiamo molto lontano. E d'altra parte la gara per l'egemonia tecnologica nel mondo è molto veloce, non possiamo pensare di prenderci gli anni, i decenni per poter arrivare a questo livello. Grazie Presidente, sempre a beneficio insomma di questo senso di amore patrio, le dico Volpi che comunque il CNR un mese fa ha condotto con successo un esperimento di comunicazione quantistica, anche l'Italia
si è messa nella scia di paesi che hanno cominciato prima. La NATO sta lavorando a un sistema di comunicazione sicura basata appunto sulla fisica dei quanti, e ci aspettiamo che insomma questo progetto... Che io veramente non sopporto più è che noi non ci stimiamo abbastanza. Esatto, allora per amor patrio io ci tengo a ricordarlo. Allora, Stefano Zanero, abbiamo parlato di tante cose, il garante ha posto tante questioni. Io le vorrei chiedere, professore Zanero, di farci un po' un'analisi di scenario del tema della sicurezza informatica. Perché? Perché forse è utile ribadirlo, un attacco informatico di successo non solo può determinare l'interruzione di servizi essenziali, bloccare la produzione industriale, ma mettere a rischio l'incolumità stessa dei cittadini. Immaginatevi che cosa potrebbe succedere se a un certo punto si spegnessero contemporaneamente in una grande città italiana i semafori, si bloccassero le operazioni chirurgiche, le ambulanze non ricevessero più le comunicazioni per andare a prendere i feriti. Ecco, cose del genere sono già successe. Ricordo che addirittura nel 2013 ci fu il tentativo di aprire le chiuse della diga di New York utilizzando un telefono. Utilizzando un telefonino. Ricordo che l'Estonia, la Lettonia, la Lituania hanno subito degli attacchi informatici, in particolare l'Estonia e l'Ucraina hanno avuto la loro grid elettrica completamente spenta a seguito di un attacco informatico. In realtà gli esempi potrebbero continuare all'infinito, se vi ricordate la minaccia Mirai, quella botnet che addirittura bloccò per quasi un giorno intero le comunicazioni dagli Stati Uniti verso l'Italia, sdraiando letteralmente i computer attraverso i quali noi accedevamo al New York Times, a Twitter, a Netflix, Amazon e così via. Insomma, gli attacchi cibernetici sono sempre più pericolosi. In una società che è sempre più digitalizzata e sempre più dipendente dalla tecnologia, chiaramente gli attacchi cibernetici possono fare dei danni enormi. Ci vuole raccontare un po' qual è lo scenario di questa problematica? Grazie. Assolutamente sì. Buongiorno a tutti, grazie mille al Presidente Soro per l'invito in questo convegno. Possiamo anche darci del tu, perché sennò facciamo come i politici che in televisione siamo amici da 30 anni con Stefano, abbiamo cominciato insieme nell'underground tecnologico, facciamo tutti e due gli hacker, perché sapete che gli hacker poi sono quelli buoni. Quelli cattivi si chiamano in un altro modo, li chiamano black hat hacker, cracker, ninja hacker, soldier ninja, ma gli hacker per definizione sono quelli buoni. Posso dire una cosa, quanti di voi sanno che oltre ad avere una nazionale italiana di pallavolo, di calcio, di nuoto, abbiamo anche una nazionale di hacker? Sono convinto che pochi lo sappiano, pochi lo sappiano in questa sala. Vecchione è stato uno sponsor di questa nazionale, quindi lui lo sa. Però ecco, una cosa che sanno pochi, perché i nostri hacker vengono addestrati come cyber defender, proprio per proteggere quel perimetro nazionale di sicurezza cibernetica, e adesso si addestrano per fare che cosa? Per far vincere l'Italia nelle competizioni europee della Capture the Flag, un particolare torneo di abilità informatica dove le squadre dei diversi paesi si affrontano per entrare nel fortino digitale di quell'altro e impedire all'avversario di entrare nel proprio. Quindi ricordatevi che gli hacker sono per definizione quelli buoni, quelli cattivi sono altri, perché sennò dovremmo pensare che chiunque ha una pistola in mano... Siamo arrivati secondi. Sennò dobbiamo pensare che chiunque abbia una pistola in mano è un omicida. Non è così. Essere un hacker è una condizione necessaria, ma non è la sola condizione necessaria. Non è sufficiente, scusate, la condizione è necessaria ma non sufficiente per fare il criminale informatico. Ecco, ci tenevo perché io e Stefano abbiamo cominciato così. Non è neanche necessario. Non è neanche necessario. La gran parte dei criminali informatici non sono nemmeno degli hacker, sono diciamo motivati economicamente. Penso che di aver bisogno il clicker per la presentazione. Sì, grazie anche per la precisazione sul termine hacker, perché vista la quantità di esponenti delle forze dell'ordine in sala, si sa mai che magari qualcuno fraintenda, non vorremmo mai. Io ho il piacere di guidare uno di questi team di smanettoni nel mio laboratorio. Ci sono varie università in Italia che per fortuna stanno promuovendo la ricerca nella cyber security, il Politecnico si è impegnato, ma mi
piace citare quelle che si sono impegnate di più, Sapienza qui a Roma, l'Università di Padova, di Verona, di Venezia, hanno tutte contribuito molto a questa, a questo training di giovani promesse. Grazie dello stimolo del lancio, tra l'altro noi non ci siamo messi d'accordo, io ho preparato le slide alla cieca e guarda un po' cominciano dal fatto di analizzare l'impatto della cyber security sul nostro futuro. Il nostro futuro è un futuro che, prendendo un termine dai futurologi americani, è un futuro iperconnesso. Cosa vuol dire un futuro iperconnesso? È un futuro dove per funzionare la società avrà sempre più oggetti dotati di intelligenza e distribuiti. Lì c'è un esempio, l'esempio di una self-driving car, un'auto che si guida da sola, ha ovviamente un'intelligenza a bordo per poter reagire prontamente al cambiare delle condizioni ambientali, ma anche un sacco di intelligenza in quello che noi informatici chiamiamo il back-end, cioè c'è un accesso a una serie di dati, a una serie di informazioni apprese che fanno sì che questa cosa sia possibile. Quindi la presenza a bordo del veicolo di strumenti smart e la sua connessione al mondo di internet sono le due caratteristiche che rendono possibile o renderanno possibile in futuro avere un'auto self-driving. Perché dal punto di vista anche attuale, se avete un'automobile diciamo non soggetta ai blocchi del traffico, quindi moderna, la vostra auto contiene tra i 50 e i 150 computer collegati tra di loro da una rete uguale in natura alle reti che abbiamo nei nostri uffici, e quindi è un data center che accidentalmente ha quattro ruote, un motore e un volante. E questo data center è meccanismo con cui siamo riusciti a fare veicoli più efficienti, ma anche veicoli più sicuri, veicoli che ci proteggono, veicoli che sono in grado di intervenire sulle nostre decisioni in maniera per ora molto soft, ma nel futuro con una sempre maggiore autonomia. Allo stesso modo, diciamo, in tutti i campi della nostra società, io qui ne ho preso qualcuno, per esempio, quello che vedete nella foto è da un lato un collega del Politecnico, Andrea Zanchettin, dall'altro un robot di un'azienda svedese che si chiama, un'azienda multinazionale che si chiama ABB, questo robot si chiama Yumi, e è un robot strano se lo guardate, se avete presenti i grossi robot delle catene di montaggio, è un robot strano, perché Yumi è un robot cooperativo, è un robot che è fatto per non essere chiuso in una gabbia lontano dagli operai, ma è fatto per lavorare sulla catena di montaggio vicino fisicamente alle persone. E per rendere sicura questa cosa è necessario che Yumi sia dotato di tutta una serie di sensori. Lì in realtà nella foto è un po' piccolina, ma lo intravedete, quella barra nera che vedete è una telecamera che fa in modo che il robot non possa interagire male con il suo collega umano, ma sia assolutamente sicuro da utilizzare. Di nuovo c'è un'intelligenza distribuita all'interno della fabbrica che fa sì che i robot cooperativi come Yumi possano diventare dei compagni di lavoro nelle fabbriche intelligenti, ma neanche del futuro, del presente, perché Yumi è già sul mercato da un paio di anni. Questa cosa è quella che nel gergo viene chiamata Internet of Things, che non vuol dire nient'altro che mettere intelligenza all'interno dei dispositivi e collegarli tra di loro. È una cosa che già succede, i nostri dispositivi sono già collegati tra di loro, ma che nel futuro succederà sempre in modo più pervasivo e in modo più trasparente per noi. Cioè l'idea è che andiamo di fronte a una società dove i dispositivi parlano tra di loro e noi ne vediamo gli effetti. Questa cosa è già un po' presente, l'esempio che mi viene più facile da fare è quello del qualsiasi cellulare abbiate, moderno, quando voi prendete in mano il cellulare, una delle cose che il cellulare vi propone è il punto dove avete parcheggiato la macchina, ma voi non gliel'avete mai insegnato quel punto, non gli avete mai insegnato come capire dove avete parcheggiato la macchina. Semplicemente, basandosi sul machine learning, c'è un ricevitore Bluetooth a cui il vostro cellulare si collega e poi si scollega, si collega e poi si scollega.
basandosi sull'analisi di come funzionano i cellulari di miliardi di persone, si sa che quella sequenza lì è quella che succede quando vi collegate e vi scollegate alla macchina. Quindi quando quel specifico dispositivo Bluetooth si scollega, il cellulare si segna la posizione perché tira a indovinare, ma con ragionevole certezza, che quello lì è il punto dove avete parcheggiato la macchina. E questa cosa non succede perché noi gliel'abbiamo insegnata, ma succede perché il cellulare registra una serie di informazioni, le trasmette in rete e queste informazioni vengono analizzate per estrarre dei pattern di comunicazione comuni di movimento. Tant'è che, un po' inquietante, ma il cellulare, quando al venerdì sera stacco dal lavoro, invece di propormi, come quasi tutte le sere, la strada per arrivare a casa mia, mi propone la strada per andare a casa dei miei genitori, perché molto spesso al venerdì sera vado a casa dei miei genitori. E queste piccole semplificazioni della vita quotidiana sono pagate da un prezzo molto caro in termini di aggregazione di dati, raccolta di dati su sensori che fino a qualche anno fa non ci saremmo neanche segnati di avere, nel senso che se 10 anni fa, neanche tanti, mi fossi presentato qui da voi un pochino più giovane, devo dire, brillante start-upper, a dirvi: ah, io ho tutta questa serie di servizi bellissimi che vi posso fornire purché accettiate di farvi legare alla caviglia un tracciatore GPS tipo quello dei carcerati, voi mi avreste buttato fuori dalla terrazza. L'ingresso della tecnologia nella nostra società è pervasivo, difficile da fermare, difficile da governare e, come il Presidente Soro giustamente nel suo intervento diceva, richiede una riflessione che va al di là della tecnologia, perché serve che in qualche misura la tecnologia venga governata in modo tale da poter contribuire, non detrarre, dalle nostre libertà e dalle nostre capacità di agire e di prendere decisioni. Questa cosa non è mai tanto evidente quanto se andiamo ad analizzare l'impatto, per esempio, che i social network hanno sulla nostra società, perché l'interazione tra la base di dati che noi forniamo e la base di dati che viene raccolta dalle nostre interazioni con gli altri è abbastanza difficile da stimare per tutti noi. Se volete fare un esperimento, se avete un profilo Facebook, ci sono dei link all'interno delle impostazioni più nascoste dei vostri profili che consentono di andare a guardare, per esempio, i dati che Facebook ha raccolto basati su terze parti, cioè non su quello che avete fatto su Facebook, ma che ha aggregato nel vostro profilo. Andate a darci un'occhiata, perché troverete un sacco di cose che non pensavate nemmeno che avessero un'interrelazione con Facebook e che dicono un sacco di cose di voi, un sacco di cose che magari volontariamente non avete mai postato su Facebook. I nostri like e interazioni con i messaggi o con gli stati degli altri rivelano di noi cose che noi non abbiamo volutamente pensato di rivelare, dalle passioni politiche all'orientamento sessuale, tutti i dati che una volta avremmo messo nella categoria dei dati sensibili, prendete quella definizione, tutti quei dati lì sono raccoglibili dalla nostra interazione, vuoi con questa Internet of Things, vuoi con i social network. Questo qui è il futuro iperconnesso che abbiamo davanti, dove il bilanciamento tra privacy, sicurezza e funzionamento della società è molto critico. È difficile da immaginare per il tecnologo ed è difficile da immaginare nel dialogo con chi invece si occupa della parte giurisprudenziale e della parte di analisi di decisione politica. Stefano, posso aggiungere che questo della profilazione attraverso i social network è un problema molto serio anche di sicurezza nazionale, è un problema immediatamente di cyber security, nel senso che noi sappiamo che le strategie di disinformazione si basano sulla manipolazione delle percezioni, cioè la disinformazione è un'arma per indurre l'avversario a fare delle scelte sbagliate che avvantaggiano l'autore della disinformazione. Noi sappiamo anche che le fake news sono un po' la testa d'ariete di queste strategie di disinformazione che hanno colpito anche l'Italia e altri paesi negli anni passati.
La differenza però è che oggi queste campagne di disinformazione che si basano sulla manipolazione delle percezioni, indurti in errore o farti comprare quello che io ho deciso che tu possa comprare, uno shampoo oppure un politico, ecco, una volta le campagne di disinformazione targettizzavano, bersagliavano, sceglievano i decisori, i funzionari pubblici di alto livello, i politici, i giornalisti affermati, i funzionari dello Stato. Oggi queste campagne di disinformazione sono dirette a manipolare quella forma larvale di dibattito pubblico che c'è sui social network e che oggi in gran parte è un dibattito di carattere politico, perché è vero che la gente posta ancora i gattini sui social, ma si accapiglia per le vicende del citofono al pilastro piuttosto che per le minacce alla Giorgia Meloni. Guarda, ok? Un'ulteriore dimostrazione del fatto che great minds think alike, ma anche noi due, nonostante non siamo great minds, nella mia slide successiva c'è esattamente la stessa osservazione che stavi facendo, perché se noi analizziamo le minacce informatiche, abbiamo un'evoluzione di queste minacce parallela all'evoluzione di come l'informatica è annidata all'interno della nostra società. E allora partiamo dalle minacce che riguardavano i computer e i dati, che sono quelle di cui ci siamo occupati, beh, io me ne sono occupato per un sacco di tempo, tu anche, però in generale che in questa sala probabilmente abbiamo già avuto modo di analizzare. Lì c'è a ricordo semplicemente una schermata di uno dei ransomware più diffusi, se, per chi non lo sapesse, ma non credo che sia un termine abbastanza noto perché è finto anche su tutti i giornali spesso, i ransomware sono questi malware che cifrano i dati sul computer e poi chiedono un riscatto. Perché sono importanti? Sono interessanti perché rappresentano da un lato il classico aggressore economicamente motivato, l'aggressore che vuole fare soldi, che è la grande maggioranza degli aggressori, cioè nel crimine, la grande maggioranza del crimine si trova, cioè il crimine di solito, adesso lo dico in una platea dove ci sono degli investigatori che quindi mi bacchetteranno, ma il crimine si risolve di solito o seguendo i soldi o seguendo le emozioni, sono i due grandi motivatori. Il crimine informatico è in gran parte motivato dai soldi, a volte è motivato dalle emozioni, e quindi negli anni abbiamo avuto un sacco di episodi di hacktivism o di rappresaglia tra organizzazioni più o meno statali o parastatali e pezzi dello Stato. E poi a quel punto diventa difficile anche capire i bordi di questa cosa, perché nel momento in cui c'è un sito di un comune che è stato hackerato dagli hackers from Golan, cos'è questo? C'è un gruppo di ragazzini che si è divertito, magari non è nemmeno del Golan, è di qualche altro di Tor Bella Monaca, ma oppure è un'aggressione da un gruppo paramilitare a uno Stato. Il comune in quel caso è semplicemente un sito che era poco protetto ed è stato aggredito così, o è un bersaglio che ha una significatività? Non necessariamente lo sappiamo, e non necessariamente è facile nel mondo un po' nebuloso del digitale capire esattamente questa cosa. Il sito del comune è un pezzo di infrastruttura critica? Ma probabilmente no, però chi lo può, dipende da quale comune probabilmente. E poi c'era, lo ha citato poco fa il presidente Soro, ci sono anche delle minacce che non necessariamente provengono dagli hacker o dai criminali informatici, che dir si voglia. Sono delle minacce che provengono per esempio da parti di uno Stato che, esercitando un suo sovrano tentativo di difendersi o di interagire con la sfera politica internazionale, però dal punto di vista degli altri stati, dei cittadini degli altri stati, è una minaccia. E il caso di Snowden e delle rivelazioni sull'NSA ne è caso. Quando sono uscite le rivelazioni di Snowden sull'NSA, non è che la comunità di quelli che si occupano di security sia, come dire, piovuta dalle nuvole, e che cosa facesse la NSA lo sapevano tutti, è la loro job description, quello che poi si è, magari non sapevamo, diciamo, le dimensioni o la sistematicità, però non voglio sminuire le rivelazioni, però una cosa è sospettare, una cosa è sapere con dei dati certi. Però comunque non è esattamente una novità.
Qual è la novità? La novità è che in una società che è sempre di più digitalizzata, dove sempre di più informazioni sul singolo cittadino comune sono disponibili in maniera molto granulare, l'intervento di un'agenzia che possa estrarle diventa una minaccia non solo allo Stato ma anche al singolo cittadino. E infine, quello che stavi accennando tu poco fa, il fatto che siccome il nostro discorso politico nella società moderna si sposta in buona parte sui social, magari non in gran parte perché c'è ancora un sacco di discorso politico che avviene nei luoghi tradizionali della politica, ma una buona parte del discorso politico informativo si sposta sui social network, viene mediato dai social network, ecco che la influenza di campagne automatizzate, ma anche soltanto l'influenza dei social network in quanto tali, con le advertisement che può venire comprato in maniera legittima e targettizzato però sulla singola persona, con effetti completamente diversi e non studiati, cioè noi non lo sappiamo in realtà che effetto abbiano questo tipo di pubblicità così micromirate sulle popolazioni. E questo è un grosso esperimento di cui tutti siamo le cavie da laboratorio, perché nessuno si è posto questa domanda prima. Nel 93-94, a discesa in campo di Berlusconi, ero un ragazzino. Però mi ricordo distintamente lunghi e pensosi dibattiti sul fatto se il mezzo televisivo potesse influenzare le scelte politiche dei cittadini. Penso che questi dibattiti, insomma, siano stati poi superati dalla storia, ma adesso spero di non dover rifare questo dibattito sui social network. Mi sembra evidente che i social network possano... Poi magari possiamo chiederci quanto. Ma che possono Scusami se ti interrompo. Su questo so che Gabriele Fagioli ha dei numeri. Perciò o ti fermo adesso o ti fermo fra poco per far parlare Fagioli. Secondo me mi fermi tra un attimo, io mi fermo sì. Direttamente così passiamo la parola a Gabriele. Questo fatto che ci sia la possibilità di fare influenza tramite i social network e di spostare il comportamento della nostra società e della politica non è irrilevante per due motivi. Il primo motivo è che se voi guardate questa slide, man mano che ci siamo spostati da una cosa all'altra, abbiamo cambiato, abbiamo ampliato lo spettro delle competenze che servono per fare cyber security nazionale. Siamo partiti dalla cyber security che si fa con i backup e con gli antivirus, sul primo elemento. Siamo passati a doverci chiedere, ok, ma questa è una cosa strategica, non è una cosa strategica, chi è che c'è dietro a questa aggressione? Poi siamo passati a parlare di aggressioni portate da organismi statali e, per carità, qui abbiamo messo Snowden perché lui ne ha parlato, ma sappiamo che tutti gli stati di una certa dimensione e di importanza si sono attrezzati in questo modo. Quindi non c'è solo l'NSA. E poi arriviamo fino ai social network, dove invece c'è, per capire, anche soltanto per capire quanto sia l'impatto, c'è bisogno delle competenze di sociologi, mass mediologi, politologi, per capire questa cosa. Voi capite che l'orizzonte di chi si occupa di cyber security oggi è estremamente ampio, nessuno ha tutte le competenze. Quindi io mi occupo di analizzare malware e di capire come fanno gli aggressori a smontare le macchine del futuro, e colleghi che fanno il mio stesso lavoro, vengono alla stessa estrazione, però si sono specializzati nell'analizzare per esempio gli impatti sui social network. C'è un italiano bravissimo che è Gianluca Stringhini che fa pubblicazioni solo su questo. E io posso capire il suo lavoro, ma facciamo sostanzialmente due lavori diversi, anche se entrambi facciamo cyber security. Quindi è un mondo dove le competenze che servono per fare cyber security non sono solo quelle dell'ingegnere o dell'informatico, ma sono quelle dell'ingegnere e quelle dell'informatico unite a quelle del giurista, a quelle del politico, a quelle dell'analista di sistemi internazionali. Diventa un campo molto complicato. Lascio perdere i dati perché il buon Gabriele poi sono sicuro che mi batterà su questo. Mi limito a un'osservazione. Prima ho detto che la gran parte del crimine, del cybercrime, è finanziariamente motivata. Questa è un'immagine che mi piace sempre far vedere, perché i signori che ci sono in questa immagine, che ho oscurato io in ossequio al fatto che siamo dal garante della privacy, ma
nella sua versione originale non è oscurata, questi signori sono membri di una gang di cybercriminali. La valigetta che vedete è piena di banconote da 50 euro. Prima avete detto gli hacker buoni e quelli cattivi. Quelli cattivi sono quelli ricchi. Esatto, se tu fossi cattivo saresti arrivato in elicottero. Esatto, hai perfettamente ragione. Ho sbagliato tutto nella vita. Guarda. È come quando spiego le catene del cybercrime ai miei studenti a lezione, che sono lì, e a un certo punto tu vedi nella loro faccia la domanda e dicono: ma esattamente, visto che adesso abbiamo capito tu, ma noi perché non ci mettiamo a fare anche noi questa cosa? Poi gli si dice quanti vengono puniti e lì ci pensa. Esatto, lì è lì. Però la cosa divertente di questa immagine non è tutto quello che vi ho raccontato fino a qua, ma è il fatto che questi signori hanno al collo il badge, perché questa è una conferenza di cybercriminali. Perché in molte regioni questo tipo di crimine o non è previsto e punito dalla legge locale, oppure non è banalmente punito perché non c'è l'enforcement. Essendo crimine transnazionale, sappiamo che gli sforzi per contenerlo sono limitati. Ecco, se noi prendiamo questi aggressori che sono finanziariamente motivati e quindi contro i quali in realtà la difesa è relativamente facile, perché basta che il loro attacco costi di più di quello che guadagnano, e questi smettono, o si spostano più facilmente, però questi tendenzialmente smettono. Però noi abbiamo anche degli aggressori in quella slide che abbiamo visto prima, non finanziariamente motivati, a partire dagli stati, ma anche continuando con gruppi non statali di terroristi o di organizzazioni che sono motivate da altro. Queste organizzazioni, non essendo finanziariamente motivate, sono più difficili da scoraggiare. Sono più difficili da scoraggiare. Ed è lì che entra il tema della cyber security nazionale, cioè una cyber security che, siccome trascende i budget dei singoli cittadini o delle imprese nel difendersi, ha bisogno dell'intervento sia regolatorio ma anche economico e di mezzi dello Stato, perché quello è il terreno dove, esattamente come cittadini nel contesto di un patto sociale, abbiamo le forze dell'ordine, abbiamo le forze armate che mettono insieme il pool di risorse, di competenze che servono per difenderci in quei terreni dove come singoli cittadini non ci possiamo difendere e non ha senso che ci difendiamo. Nella cyber security c'è una parte di cyber security che è la nostra protezione personale, ma c'è anche una parte di cyber security che è necessariamente compito e delega allo Stato. Non rubo altro tempo. Mi limito semplicemente a far vedere un dato che però troverete poi sulla slide. Su questo sito robosec.org trovate le nostre ricerche sulla protezione delle industrie, di industria 4.0 e delle industrie intelligenti. Ecco, se volete avere un esempio di potenziali attacchi anche con dei video, delle dimostrazioni su infrastrutture critiche industriali, da quell'indirizzo potete scaricarli, così non rubo troppo tempo al collega Fagioli. Grazie. Grazie. Grazie per aver citato il tema dei nation state hackers, di questi gruppi chiamati anche APT, Advanced Persistent Threats, minacce avanzate persistenti. Questo è un tipo di minaccia che ha a che fare con dei gruppi paramilitari cibernetici che vengono spesso dai ranghi dell'intelligence, dalla polizia e dell'esercito, e che hanno il compito, per conto del loro Stato, direi uno Stato canaglia in questo caso, hanno per compito quello di raccogliere informazioni sugli Stati concorrenti, sugli Stati avversari, destabilizzare le economie, realizzare delle operazioni psicologiche per creare malumore, diffidenza o paura nelle popolazioni. Ahimè, questi gruppi sono in azione in maniera sotterranea nel cyberspace. I rappresentanti delle nostre AISE e AISI, che sono anche qui in sala, conoscono bene questo tipo di minaccia, anche perché l'hanno raccontata in diversi rapporti parlamentari portati alla Presidenza del Consiglio, e quindi io ti ringrazio per aver fatto un breve accenno a questo. Ecco, esistono gli hacker cattivi organizzati e pagati dagli Stati. Qua è chiaramente la definizione, ha a che fare con i valori e con l'obbedienza all'appartenenza nazionale in qualche caso, ma può essere oggetto di discussione non oggi, però, perché io vorrei chiedere a Gabriele Fagioli invece
professore aggiunto del Politecnico di Milano, membro del CLUSIT, se ci può fare qualche anticipazione di quel bel rapporto che fate ogni anno, che ci racconta attraverso i numeri quali sono le minacce alla privacy, alla sicurezza informatica che riguardano il nostro paese. Grazie. Sì, sì, grazie, grazie Arturo, grazie al Presidente Soro dell'invito. Per chi non lo sapesse, il CLUSIT è la più grossa associazione italiana che si occupa di sicurezza informatica. Oggi, tra l'altro, in questi giorni ricorrono i 20 anni dalla fondazione. Fra un mese e mezzo faremo il Security Summit a Milano, i 3 giorni in cui tutti gli anni noi presentiamo il nostro rapporto e poi lo rinnoviamo, facciamo un aggiornamento tipicamente a metà anno. E quest'anno, per la prima volta, proprio per l'invito che ci è stato fatto, abbiamo deciso oggi di presentarvi qualche dato, diciamo così, in anteprima, che poi presenteremo in modo completo invece fra un mese e mezzo. Per chi non conoscesse invece l'Osservatorio Information Security and Privacy, è afferente a Ingegneria Gestionale a Milano, il gruppo degli osservatori, ed è, hanno due ricerche diverse, il Politecnico e il CLUSIT. Il CLUSIT va molto sul fenomeno e quindi vedrete dei dati legati alle tipologie di attacchi e a quelli che sono i target tipicamente. Invece lo studio del Politecnico, e anche oggi vi presenterò in anteprima qualche dato che presenteremo la settimana prossima, il 5 di febbraio a Milano, invece analizza un po' più il tema del mercato e quindi poi come le aziende e le pubbliche amministrazioni si organizzano e affrontano la tematica. Quindi hanno due tagli diversi e oggi vi darò un po' di dati in anteprima. Io ho visto tutti i casi che sono stati raccontati, anche un po' il taglio, partirei, però vi racconto un piccolo caso completamente diverso da quelli che hanno raccontato, che però mi piace raccontare perché dà un po' l'idea che il tema della sicurezza, della protezione del dato e dell'attenzione sta molto aumentando. Prima sono stati ringraziati i giornalisti, ecco, l'attenzione mediatica dà l'idea. Qualche settimana fa mi ha telefonato una giornalista di una nota rivista di specialistica di sicurezza informatica, che è Famiglia Cristiana, che intuitivamente, diciamo così, tratta altri temi tipicamente. E l'oggetto dell'intervista che mi ha girato l'ufficio stampa del Politecnico era se l'utilizzo dei POS nelle chiese per raccogliere l'obolo dei fedeli pone dei problemi di sicurezza o meno. Beh, il tema è interessante perché ovviamente parliamo di vita quotidiana, cioè siamo lontanissimi dall'infrastruttura critica, siamo lontanissimi dalle macchine interconnesse, eccetera. Però vuol dire che un giornalista si è posto il problema che, insomma, avere il POS con la carta di credito che magari do in mano al chierichetto che gira per le chiese, beh, insomma, qualche problema lo potrebbe porre. Ecco, quel caso lì mi ha fatto pensare, beh, effettivamente è cambiato molto. Chi veniva ai nostri lavori al Politecnico 5-6 anni fa, 4 anni fa, veniva da addetto ai lavori e tipicamente ci chiedeva come faccio a farmi dare budget, come faccio a farmi riconoscere l'esistenza in azienda. Beh, oggi è diverso, oggi vedremo anche qualche dato, i CISO esistono e come, i presidi interni di sicurezza esistono e come, le funzioni privacy esistono, certo, con larghissimi margini di miglioramento. Poi ho una slide che temo che diventerà il piano semestrale dei controlli del Garante 2020, quindi vi farò vedere, qualcuno si spaventa, però vabbè, insomma, è un dettaglio. Però il tema ormai è sicuramente molto maturato, questo non vuol dire che sia maturo, questo vuol dire che siamo arrivati assolutamente, però qualche elemento di positività, insomma, è anche giusto a mio avviso darlo. Allora, questo è il primo dato. Innanzitutto, quando parliamo della ricerca del CLUSIT, sul 2019 parliamo di 10 mesi, quindi io sono riuscito a farmi dare dai miei colleghi, che ringrazio per il lavoro, insomma, che fanno al CLUSIT, i dati sui primi 10 mesi di analisi. E ritengo che il dato interessante sia la seconda riga, perché poi la riprenderemo anche dopo, e cioè l'incredibile aumento delle casistiche di spionaggio e sabotaggio. Ecco, questo non mi sorprende. Cioè, quando Stefano ha detto prima, e concordo pienamente, si fanno gli attacchi per diversi motivi, ma ce n'è uno più importante degli altri, che sono i soldi. Ecco, quello mi dice tutto. Cioè, è evidente che mentre casistiche di activism, che vedete sono crollate, tenete conto che noi accediamo come CLUSIT a quelle che sono informazioni pubbliche, non è che abbiamo informazioni riservate, quindi semplicemente ne aggreghiamo tante e quindi pensiamo di riuscire a inquadrare il fenomeno. Dentro questi numeri voi vedete quelli che noi classifichiamo come attacchi alti e critici, come gravità, come severità. Beh, che ovviamente sono enormemente di più, naturalmente, quelli poi. Cioè, quindi questi sono quelli che noi conosciamo con le severità maggiori. Beh, l'attenzione da questo punto di vista sullo spionaggio e sabotaggio è importante. Notate anche l'ultima riga, la discesa costante in questi anni di aspetti di information warfare, che noi ultimamente colleghiamo un po' anche a quello che è stata in 2 o 3 anni fa la situazione, naturalmente, dell'ISIS, quello che poi si è portato dietro.
Qui vedete la stessa, le stessi numeri spaccati con una distribuzione percentuale numerica. Ecco, interessa questo aspetto del cybercrime, dal 76 all'83%. La fa enormemente da padrona, naturalmente, come numeri, questo peraltro da sempre. La motivazione io la collego al fatto che sono tantissimi attacchi, se volete anche meno onerosi da fare, meno costosi, più semplici, che mirano ad attaccare un numero molto ampio di soggetti target. Hanno anche però, oggi non vi ho portato questa slide perché l'abbiamo ancora elaborata, c'è nei rapporti precedenti e ci sarà a marzo, la severità dei singoli attacchi, cioè l'impatto che questo determina, che tipicamente invece ha un impatto un pochino più basso, se prendo il singolo caso, rispetto invece agli impatti dello spionaggio e sabotaggio, che invece quando riescono hanno impatti estremamente elevati. Questo invece è la distribuzione dei target. Vedete che la fa abbastanza, insomma, numeri molto importanti, gli attacchi multipli. Notate anche la seconda categoria, su cui farò uno zoom, cioè l'attacco a enti governativi, militari, law enforcement e intelligence. Mi fermerei un momento però sul quarto, che ritengo che sia un dato importante, cioè quello legato ai servizi online e cloud. Allora, è evidente che noi siamo in un mondo dove c'è una fortissima spinta all'esternalizzazione, questo sia nel mondo pubblico che nel mondo privato, evidentemente. Penso che sia, noi abbiamo anche tutto degli studi che facciamo proprio su questo tema, ho avuto anche la fortuna di lavorare con la Commissione Europea sulla politica di sviluppo del cloud in Europa, ritengo che sia un percorso in questo momento ineludibile, in qualche modo dovuto sia per motivi di efficienza tecnologica, di aggiornamento. Io lo vedo anche sotto il profilo di sicurezza, cioè in realtà il fatto di accentrare le infrastrutture, le applicazioni, in definitiva i dati, può avere vantaggi e svantaggi secondo i punti di vista. Io ritengo i vantaggi maggiori. Ritengo che le capacità di investimento che possono mettere a terra i grandi player dei servizi cloud, beh, le aziende più piccole non ce li hanno. D'altronde io presumo che molti di voi i soldi li mettono nella casa o i gioielli, nelle casette di sicurezza delle banche, piuttosto che sul conto corrente, non si fanno un mini cavò in casa propria, per ovvi motivi. Allora, questo è un percorso. Possiamo essere d'accordo o no sul fatto che il cloud possa essere più o meno sicuro o possa proporre problemi sul trattamento dei dati, però è un dato di fatto che il mercato sta andando lì, quindi per quanto possiamo anche provare a mettere dei freni, in realtà la domanda è se poi l'apparato normativo e quelle che poi sono le scelte che si fanno sono adeguate per proteggere le informazioni e andare in una direzione di tranquillità verso questi servizi. Però non possiamo non notare che naturalmente questo sarà un settore che avrà sempre più, sarà sempre più obiettivo, perché naturalmente sfondare sistemi in cloud dove ci sono i dati di centinaia di milioni o miliardi di soggetti evidentemente fa gola a molti. L'altro dato che vi faccio notare è quello della terza categoria, cioè il mondo sanitario. Ecco, il mondo sanitario è tipicamente un mondo fortemente attaccato, tipicamente l'attacco di cybercrime, tipicamente l'attacco di malware. Perché? Perché l'esigenza di sbloccare l'utilizzo del dato conseguente al blocco che mi deriva dal malware, qui Stefano poi lascio a te qualunque approfondimento, è il maestro del tema, beh, naturalmente un ospedale non può permettersi di bloccare le cure, naturalmente, e quindi in quel momento sono tipicamente target che sono considerati a più facilità di ottenimento di denaro una volta che l'attacco dovesse andare a buon fine. Il problema è che se paghi poi entri nella lista dei pagatori da parte degli attaccanti. Allora, non entro nel merito né dell'opportunità di pagare né della legalità del comportamento. Il problema però è che se siete il direttore sanitario, se è il direttore generale di una struttura sanitaria che ha il pronto soccorso bloccato e ha le sale operatorie ferme perché non accede alle immagini radiografiche, beh, il problema del fatto che un tuo paziente possa morire perché non accede agli esami te lo poni in quel momento. Il suggerimento è essere preparati, avere un backup completo e aggiornato di tutte le attività che si fanno. Allora, diciamo che quello sarebbe il minimo sindacale, evidentemente, no? E il fatto stesso che ci siano gli attacchi e che vadano a buon fine, come peraltro i giornali non solo nel mondo ma anche in Italia hanno riportato negli ultimi mesi, beh, denota il fatto che c'è ancora un'immaturità sotto profilo della prevenzione, peraltro anche probabilmente in violazione anche delle norme, ma questo poi sarà storia. Ti dico l'ultima cosa, i comuni americani riuniti nella loro ANCI nazionale, i comuni americani si sono organizzati nel loro ultimo congresso per dire di no ai pagamenti ransomware, qui perché stavano aumentando in maniera esponenziale, in particolare tra la Florida e il Texas, e quindi hanno smesso di pagare per impedire di incentivare il comportamento criminale. Ecco, volevo solo dire questo, però è una decisione presa a livello comunale, la
questa associazione di comuni americana ne rappresenta una buona parte. Sì, anche perché la Florida del Texas e poi Baltimora, insomma, sono stati oggetti di attacchi con pagamenti importanti e danni importanti arrecati. Un altro focus che abbiamo preparato per questo evento, che poi troverete nel rapporto, è legato invece verticalmente al tema delle infrastrutture critiche, al tema del settore governativo militare, law enforcement, intelligence, e poi al tema della filiera di questo ambito, e quindi i contractors e la consulting all'interno del mondo pubblico fondamentalmente e privato quando infrastruttura critica. Qui vedete un po' i numeri percentuali che riprendono poi e spaccano i numeri che abbiamo visto prima. Mi interessa però farvi vedere alcuni dati un pochino più puntuali. Qui entriamo nel merito degli attaccanti contro il mondo governativo militare, eccetera. C'è in qualche modo una diminuzione del valore assoluto numerico, poi vedremo i dati però di fine anno. Notate però che c'è un'esplosione in due anni dal 36% al 60% degli attacchi dovuti a cybercrime. Quindi in qualche modo questi dati, secondo me e secondo noi, sono utili perché danno un po' una chiave di lettura del fenomeno e, fatemi dire, anche un po' una chiave forse dove entrare gli investimenti, perché tutto sommato, essendo moltissime le tecnologie di attacco, poi il rapporto vi darà una spaccatura molto dettagliata. Qui si dà un po' l'idea che, insomma, tutto quello che è il tema del malware, del phishing, eccetera, va fortemente, dei data breach, va fortemente in questa direzione. Sull'aspetto invece attaccanti verso infrastrutture critiche, ecco, qui notate invece soprattutto tra 2018 e 2019 il salto di quelle che sono le casistiche alla sbarra arancione invece del tema dello spionaggio. Quindi c'è proprio in qualche modo uno spostamento, se volete anche un po' uno svuotamento, se vedete la linea grigia che è legata più all'information warfare, poi anche l'activist che è tra 0 e il 5%, invece il tema del spionaggio e sabotaggio verso infrastrutture critiche comincia a essere una percentuale che preoccupa per la numerosità dei casi gravi che si vanno a mappare. Verso i contractors, questo è ancora più evidente, qui parliamo della filiera, dei fornitori, e vedete come in valore assoluto sono pochi numeri, sono pochi casi, però la maggior parte, addirittura siamo al 56%, 64% l'anno scorso, fortemente legata a spionaggio e sabotaggio, che non è strano evidentemente. Devo dire che anche le scelte del Pubblico Nazionale, le scelte del Cyber Security Act, eccetera, vanno fortemente anche in una direzione giusta, secondo noi ottima, una scelta normativa di proteggere non solamente le strutture in quanto tali critiche, ma tutto quello che è il perimetro della filiera. L'ultima, e poi passo ai dati del Politecnico. Queste sono invece le tecniche di attacco. In realtà poi nelle slide ci sono anche le altre categorie, vi faccio vedere solo questa per motivi di tempo. Vedete che, insomma, la sbarra blu, che poi riguarda il malware, la fa oggettivamente la padrona, ma ripeto, andate poi a vedere i dati degli impatti poi effettivi dei casi, sono un pochino più limitati. Qualche dato invece preso dalla ricerca del Politecnico, questo è, ripeto, il 5 di febbraio, quindi fra pochissimi giorni le esporremo nella loro interezza. Allora, intanto il mercato. Ora, noi siamo il Politecnico di Milano, abbiamo una ricerca fatta su quasi 700 organizzazioni, di cui 180 grandi, quindi i numeri che diamo sono numeri, insomma, che cerchiamo di arrivare a qualcosa di più preciso possibile. Però l'ordine di grandezza, fatemi dire, comunque la crescita ci risulta congrua. Vedete che c'è dal 2016 a oggi c'è un salto importante, perché comunque parliamo non del 50%, ma poco meno del salto in termini di spesa. Questa spesa, soprattutto nei primi due anni, è stata fortemente dettata dal GDPR, naturalmente, e da quello che è stata la spesa che le pubbliche amministrazioni e le società private hanno poi messo in campo per poter far fronte all'impatto normativo. Adesso, dalla ricerca di quest'anno, emerge un pochino anche un passaggio a un aumento della spesa anche per maturità. Poi questa è una spesa che si spacca in tante tipologie di ambiti, e poi c'è tutto un tema ancora legato alla compliance, ovviamente molto molto importante. Vi faccio notare due numeri che non trovate adesso in queste slide qui, ma poi nella ricerca sono esplosi. Il 51% delle grandi aziende ha dichiarato di aver aumentato il budget in sicurezza e solo il 2% di averlo diminuito, ma il terzo dato che mi riporta sul tema del cloud e dell'esternalizzazione, il 55% delle grandi aziende ha dichiarato di aver aumentato il target, la spesa sulla sicurezza per il cloud. Quindi questo vuol dire che oggettivamente quello è un settore, un ambito, una direzione in questo momento ancora molto importante.
c'è tutto un tema di scelte organizzative, quindi c'è tecnologia e ci sono scelte organizzative, c'è un 40% di imprese intervistate che non ha una funzione di information security, questo è un dato fortemente negativo, poi se lo leggete in chiave degli ultimi anni sta migliorando, però è ancora basso. Vi faccio notare il terzo e quarto punto. C'è, qui anche con Stefano abbiamo un po' parlato, sarebbe interessante sapere, poi io ce l'ho il dato anche se non ce l'ho in questo momento, quante delle aziende sono che hanno col CISO a riporto del board, perché in quell'ambito è stato visto che il 90% delle aziende intervistate l'hanno ritenuto essere il modello ideale, mentre oggi molte realtà hanno ancora l'information security che riporta l'IT e questo non è considerato performante da un punto di vista organizzativo. Il fattore umano, di cui tu hai esordito dicendo è sempre l'anello debole della catena, si usa dire insomma questo, e concordo, per carità, però notate, su 180 grandi aziende intervistate il 55% ha un piano di formazione sui temi privacy security strutturato e pluriennale che coinvolge per arco il top management, e questo è un altro elemento di maturità che c'è in questo momento. Un 25% ha del piani di formazione verticali però strutturati sull'anno, e poi c'è un 20% che però tutto sommato è un dato basso, e questo ci conforta che invece ancora va un po', diciamo alla cieca. Intelligenza artificiale, c'è un grosso dibattito se sull'intelligenza artificiale sarà più utile per contrastare il fenomeno o come strumento di attacco, quindi questo lo vedremo nei prossimi anni. 180 grandi imprese, però se notate praticamente il 45% già usa sistemi di intelligenza artificiale a protezione dei dati e della propria sicurezza interna, che comincia a essere un numero importante. Naturalmente sono sistemi di intelligenza artificiale molto orientati ad alcune tipologie di attività, fortemente tutto quello che vuol dire correlazione di eventi e detection di anomalie, naturalmente poi identificazione di minacce e vulnerabilità zero day. Però parliamo comunque di prodotti e servizi sul mercato che cominciano ad avere una diffusione importante e su cui, ripeto, si sarà interessante vedere cosa prevarrà tra chi li usa per attaccare e chi li usa per difendersi. Ecco, questa è invece la slide che rappresenta il piano delle visite semestrali dei controlli semestrali dell'autorità. Lo dico perché i dati sono molto positivi sullo stato d'adeguamento al regolamento, meno positivo che c'è un 15% di grandi imprese, che vuol dire 27 su 180, quindi insomma non pochissime, che hanno dichiarato, vedete il grigio, quello quasi bianco non c'è, è 0%, quello grigio è le implicazioni sono note nelle funzioni specialistiche, ma il tema non è l'attenzione del vertice, che insomma è curioso in realtà dimensionate, e poi è in corso un'analisi dei requisiti richiesti e dei piani di attuazione possibili, che vuol dire di nuovo una situazione non può anche darsi che gli intervistati non fossero pienamente a conoscenza del tema, quindi mi riservo su questo punto, però se vedete il 30 e poi il 55% invece hanno dato delle indicazioni invece molto molto spinte. L'ultima slide e poi mi fermo sui numeri, e poi se avete qualche approfondimento o curiosità volentieri. Gestione del rischio cyber. Beh, è un 50% di aziende, qui siamo sempre nel 180 delle aziende grandi, quindi non mi sorprende il dato, il rischio cyber viene gestito all'interno di un processo integrato di risk management aziendale, quindi c'è una gestione strutturata del tema. Un 40% dichiara viene gestito come rischio a sé stante in ambito IT o altre funzioni, però almeno è percepito, il 10% di fatto non considera il tema di particolare rilevanza. Due considerazioni quindi: da una parte sicuramente un fenomeno ancora in grosso aumento e continuerà ad aumentare, d'altronde prima si è parlato di superficie d'attacco, e se la superficie d'attacco aumenta aumentano anche gli attacchi, cioè c'è poco da fare, quindi non arretrerà mai questo fenomeno, o comunque non è sicuramente nelle corde adesso. Noi abbiamo, sia come Politecnico che come Clusid, abbiamo la percezione che nello strato alto delle aziende italiane, per dimensione o per tipo di business, cominciano a essere temi affrontati. Anche a livello occupazionale, devo dire, si è fatto tantissimo. Se guardate anche gli indicatori sul mercato del lavoro di chi si occupa di security e compliance, è un mercato estremamente, estremamente attivo in questo momento. Non per niente Stefano è più di me testimone dell'alleanza tra il Politecnico e la Stabocconi su un percorso formativo verticale su queste tematiche. Il mercato del lavoro sta cercando risorse. Chi si mette in questo mercato, se avete figli che vogliono andare su nel mercato del lavoro, questo è un settore che trova lavoro immediatamente, quindi a livello proprio occupazionale, di investimenti, di tecnologie, sta facendo molto.
Certo, la sfida è continua perché l'aspetto degli attacchi è talmente in evoluzione che non avremo mai il momento finale di questa battaglia. Grazie. Grazie, i temi toccati sono stati tanti. Io approfitto per farti subito, perché anche con te ci stiamo dando del tu, mi pare. Insomma, alla fine pure io faccio il professore da 20 anni, è pure giusto che ci diamo del tu. I data breach a cui hai fatto riferimento, noi abbiamo saputo a dicembre che Unicredit è stata violata, o meglio 3 milioni di profili dei suoi clienti sono stati violati a seguito di un attacco, ma questo attacco è avvenuto nel 2015. Allora, ci sono stati dei casi gravi come questo e nonostante questa maggiore attenzione che le aziende starebbero dando a... Io adesso non li voglio citare tutti i casi di violazioni delle basi di dati, quella che mi ha preoccupato di più francamente è stata la violazione delle PEC di 500.000 indirizzi relativi ai ministeri che afferiscono al CISR, al Comitato Interministeriale per la Sicurezza della Repubblica, avvenuto nel 2018. Quello è stato quello che mi ha inquietato di più, perché attraverso la PEC passano comunicazioni formali. Però dico, com'è possibile che ci voglia tutto questo tempo per venire a sapere di un data breach? Allora, intanto faccio una considerazione prima. Un dato che non ho ancora, che ci sarà nel rapporto, è la numerosità dei casi di data breach e poi anche di attacchi per zona geografica del mondo. Fino all'anno scorso, se guardate il rapporto Clusit per il 2018 e adesso vedete quello 2019, la faceva da padrona al Nord America e l'Europa aveva una fettina molto piccola. Veramente una percentuale molto bassa dei casi. Io ho sempre pensato, l'Italia poi una fettina minuscola, ho sempre pensato che quel dato lì derivasse dal fatto che le zone del mondo tecnologicamente più avanzate fossero anche più esposte, anche più ricche, quindi in qualche modo più appetibili. In realtà i miei colleghi al Clusit mi dicono: no Gabriele, stai sbagliando, il motivo è un altro, e che è che in Europa e in Italia, senza le normative che costringono a segnalare le violazioni, c'è omertà e quindi ovviamente a nessuno piacere dichiararlo, quindi una notizia esce per qualche motivo non si sa, quindi è ovvio che i numeri sono più bassi. Vedremo quest'anno cosa emergerà, visto che adesso invece le segnalazioni si fanno e casi come quello che citavi di Unicredit naturalmente c'è l'obbligo con la GDPR, insomma, c'è l'obbligo, no, naturalmente sì, ma ce ne sono anche altri di altre normative, quindi oggettivamente oggi l'apparato anche di in qualche modo venuta a conoscenza, non necessariamente però del pubblico dei casi, ma sicuramente delle autorità che poi diramano però delle statistiche, sono molto interessanti. Com'è possibile? Bah, io ho una situazione più giuridica e meno tecnica, quindi lascio semmai poi a Stefano. Non mi sorprende però, intanto perché il fatto che ci sia più attenzione non vuol dire assolutamente che non capitino casi. Il fatto che ci sia maggior investimento non vuol dire che si imparino tutte le possibilità che ci possono essere. Esistono tantissime casistiche dove l'attacco non arriva dall'esterno ma è dall'interno, personale infedele, persone che cambia aziende, si portano via informazioni, che se le vendono in cambio di denaro, cioè sono casi che sono estremamente difficili da parare in assoluto. Io posso avere tecnologia, posso avere procedure, posso avere tanto, ma se qualcuno mi vuole fare un attacco e i suoi mezzi possono essere migliori dei miei, può avere maggiore capacità, poi c'è il problema invece di un'incapacità invece di adottare misure adeguate di tutte quelle che poi sono precauzioni possibili. È chiaro che le statistiche anche sul tempo in cui certi data breach vengono scoperti, che è un numero di giorni incredibile, che è oltre 200, il dato che avevo, sì, è estremamente preoccupante. Secondo il però Ponemon non ci può Institute sorprendere, esatto, però non ci può sorprendere, perché ci sono casi che oggettivamente, anche proprio dal punto di vista della capacità dell'attaccante, magari dall'interno di fare azioni malevole, è oggettivamente difficile da intercettare. Poi guardate, grazie, ci può essere, solo una parola, ci può essere un caso, quello di Unicredit, dei grandi data breach, che per carità è preoccupante, per fortuna su pochissimi set di dati. Ma io il caso che faccio sempre del non data breach, ma che poteva essere molto importante, è quello di Marchionne. Cioè, ma quando Marchionne purtroppo si è saputo della malattia che poi l'ha portato alla morte, si è saputo pochissimi giorni prima della sua morte. Ma quando hanno dichiarato, lui si curava da un anno a Ginevra, in Svizzera, qualcuno là lo sapeva.
e la capacità di tenere segreta una notizia, una, solo quella, dell'amministratore delegato di una delle aziende più importanti italiane, insomma comunque anche nel mondo, malato mortale che ha portato a un crollo del titolo dell'11% il giorno della morte, capite il valore di quell'informazione. Quindi il problema non è tanto i 3 milioni, ma è anche casistiche che possono essere molto più piccole, molto più puntuali, ma con degli impatti molto più forti. Grazie. Prima di passare la parola ad Antonello Soro, una domanda veloce anche per il professor Zanero. Insomma, sicuramente qui il tema è la formazione, la consapevolezza, la preparazione ad affrontare questi attacchi. Una battuta che faccio spesso è: non chiederti se verrai attaccato, ma quando. Insomma, se rappresentiamo un valore, se abbiamo degli asset interessanti per un attaccante, ci dobbiamo aspettare di essere attaccati. Adesso voi avete citato delle cose molto importanti: la qualità delle tecnologie, la sovranità delle tecnologie, la supervisione della supply chain, e abbiamo parlato appunto di come le aziende si possono preparare. Il Laboratorio Nazionale di Cyber Security ha elaborato un vademecum in 15 punti in cui insomma, attraverso il quale ci si può preparare, ma non si può comunque essere garantiti nella difesa dei propri asset informatici. Allora, mi pare che un concetto che non abbiamo citato per niente oggi è quello di resilienza. Non lo so se ci vuoi dire qualcosa su questo, sul fatto che oltre a tutto quello che dobbiamo comunque fare, fare formazione, destare consapevolezza nelle persone comuni, negli impiegati, che tra l'altro sono un target privilegiato per un certo tipo di attacchi, che sono quelli basati sul malware, sul ransomware, eccetera, fino ad arrivare alla truffa del CEO, no? alle BEC, ai business email compromises. Io ti vorrei chiedere, in fondo l'Italia si sta preparando a tutto questo, si sta preparando a livello molecolare, a livello molare e generale. La legge sul perimetro di sicurezza cibernetica presuppone anche la creazione, insomma, in fieri in questi giorni dell'OXIRT, del merger, dell'unione fra il CertPA, il CERT nazionale, il Centro Nazionale per la Valutazione e la Certificazione, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, quello che stiamo facendo in Italia, secondo te, è sufficiente per garantire la resilienza, cioè la capacità di tutti noi, come singoli, come aziende, come governi locali, come nazione, di ripartire in caso di attacco? Siamo pronti? Ma è un'ottima domanda, forse ci serve un altro convegno. Io prenderei spunto intanto da una cosa che ha detto Gabriele, una cosa che hai detto tu. Allora, una cosa che ha detto Gabriele, che è quella relativa alla mancanza di disclosure negli attacchi, io aggiungerei un altro elemento, cioè il fatto che in realtà probabilmente molte organizzazioni italiane non sanno nemmeno come vedere se sono state attaccate, quindi sui dati io ho sempre sempre dello scetticismo, nel senso che sono sottostimati, senza nessun dubbio, senza se e senza ma. Che risponde in parte a quello che stavi dicendo tu, Arturo, sulla questione di dire: vabbè, se uno ha degli asset, è inutile chiedersi se verrà attaccato, ma quando verrà attaccato. Mi verrebbe da dire che si dovrebbe chiedere quando è già stato attaccato, più che altro. L'Italia ha varie peculiarità rispetto ad altri paesi. Ce ne sono due che secondo me sono importanti da tenere in considerazione per la tua domanda sulla resilienza. Una è che le analisi che hanno fatto i colleghi dell'osservatorio digital sono orientate al campione delle grandi imprese, ma le imprese italiane sono al 96% piccole e medie. E quindi quelle analisi lì rappresentano lo specchio di una fetta di paese, ma c'è un'altra fetta di paese che non è rispecchiata lì. Queste piccole e medie imprese, però, per tornare alla tua osservazione sul fatto che se hai qualcosa di valore ci sarà qualcuno che probabilmente cercherà di portartelo via, queste piccole e medie imprese in alcuni casi sono
semplicemente imprese artigiane, insomma, l'ossatura del nostro paese, che magari non hanno effettivamente un motivo per essere così attraenti per un aggressore, ma in molti casi sono piccole e medie imprese che hanno delle quote di leadership di mercato sul loro specifico settore di nicchia di proporzioni epiche. Io, tra le aziende che ho visitato nel corso della mia carriera professionale, ricordo con affetto un'azienda del Veneto, di cui non faccio il nome, però che potete reperire facilmente, perché questi sono il leader mondiale nella costruzione delle torri sceniche dei palchi per i teatri. Che uno dice, vabbè, quanti teatri ci saranno? Beh, parecchi, perché se pensate che ogni nave da crociera che c'è sul pianeta ha un teatro che rinnova ogni 4-5 anni, è un business abbastanza grosso, ma di nicchia. E questi sono il leader assoluto, ma tipo che ne fanno il 90% del mercato mondiale. Questa azienda è un'azienda artigiana, sono tipo in 30 e sono persone che costruiscono le cose, le progettano. Ora, non sono gli unici, no? Tutte queste aziende hanno un problema significativo, hanno un asset che è a valore e dall'altra parte non hanno necessariamente né le competenze né la possibilità di acquisirle in maniera economicamente sensata per proteggere questo asset. E questo è un pezzo. Il secondo pezzo è questo. Non c'era adesso nei dati mostrati da Gabriele, almeno non mi è parso, però i dati di tutti i survey di questo tipo indicano una cosa in maniera molto concorde, e cioè che la dimensione di azienda tale per essere soggetta ad attacchi in quelli che noi chiamiamo targeted, cioè non l'attacco che arriva per caso a te come a tutti gli altri, ma l'attacco pensato per te, continua a scendere. Cioè la barra di quando diventi interessante al punto tale che qualcuno non è che attacca te come chiunque altro, ma che attacca te perché sei proprio tu, continua a scendere. Le aziende italiane, anche grazie al sacrosanto piano Industria 4.0 per la modernizzazione, si stanno mettendo in rete. Se noi mettiamo in fila questi tre pezzi, ci rendiamo conto che abbiamo un problema significativo che dobbiamo risolvere e che ha a che vedere con la tua domanda sulla resilienza. Perché? Perché quelle aziende lì non hanno la... Cioè, per capirci, se un domani qualche aggressore, come già succede, voglio dire, attacca un impianto dell'ENI, l'ENI ha la capacità di intervenire con uomini, con mezzi, con spostando la sua produzione su altri impianti, ha tutte le risorse finanziarie, insomma, voglio dire, è la più grande, penso, cassa finanziaria del paese, ha tutte le risorse che servono per essere resiliente. Ma la piccola e media impresa che fa, ripeto, il 96% del prodotto interno lordo italiano, non ce l'ha. E quindi la sua resilienza è per ora dovuta al fatto di essere tanti e piccoli e quindi relativamente poco interessati per un aggressore targeted. Ma quelle piccole e medie imprese che sono leader nel loro settore saranno un bersaglio, lo sono già, e non hanno le risorse per difendersi. E in questo, di nuovo, ripeto, io non voglio necessariamente passare per quello che ritiene che lo Stato debba fare tutto. Ci sono amici americani che tipicamente mi dicono come frase fatta che la frase più, the scariest phrase in English language is we are the government, we are here to help. Che è la frase più spaventevole nel linguaggio, nella lingua inglese, è siamo il governo, siamo qui per aiutarvi. Insomma, però, non possiamo dare una risposta certo oggi, però... Per questo specifico argomento servirebbe una strategia, perché? Perché bisogna far fare fattor comune ad aziende che sono troppo piccole per difendersi, per diventare... Insomma, ci vuole un piano cyber security 4.0, ho capito. Grazie, allora... Presidente Soro, veramente abbiamo detto tante cose oggi, di meno di quelle che avremmo voluto dire e di meno di quelle che, insomma, sicuramente meno di quelle che si possono dire. Un concetto fondamentale nella sua relazione mi pare che possa avere la dignità di chiudere i nostri ragionamenti, il concetto di sovranità digitale. Io sono rimasto impressionato da un discorso tenuto
dal predecessore di Vecchione, il prefetto Panza, quando mi disse, quando disse alla platea a cui si rivolgeva, negli ultimi anni gli stati si sono distratti e hanno lasciato che poche multinazionali avessero più dati sugli italiani di quanti ne ha il governo che tutela gli italiani. Allora, il tema della sovranità digitale mi sembra sia un po' il trade union fra il tema, fra la questione della privacy, la questione della sicurezza dei dati personali, comuni, aziendali, eccetera, eccetera. Possiamo dire qualcosa di più su questo? Nel senso, a me sembra che oggi sia abbastanza, insomma, sia abbastanza leggero dirsi sovranisti senza pensare alla sovranità tecnologica e digitale. Possiamo aggiungere qualcosa? Credo che dobbiamo aggiungere poco, perché gli ospiti sono stanchi. Sono stanchi. Ma direi che tutte gli interventi hanno sottolineato, se ce ne fosse ancora bisogno, che questa nuova dimensione della vita nella quale ci troviamo tutti per una parte importante della giornata di ognuno di noi è una dimensione che ha alcuni presidi, ma non ne ha tanti, e che consente un numero di, diciamo, violazione dei diritti, o se vuoi chiamiamolo attacco, chiamiamolo atto di ostilità, chiamiamolo con le varie forme, con le varie gradazioni, che poi possiamo anche classificare come, e ringrazio tantissimo il professor Fagioli per averci anticipato una fotografia di quello che è il processo in corso, possiamo classificarli, come è già avvenuto, gli attacchi informatici, l'andamento, quali sono, quello che conta capire è che crescono, ma naturalmente. Perché crescono? Perché è sempre più apprezzato il valore del dato. In un campo sterminato come è la dimensione digitale, senza confini territoriali, è chiaro che chi possiede dati possiede un valore, e spesso è indifferente a chi ragiona di queste cose che dietro quel dato non c'è solo un valore economico, ma c'è anche il diritto personale fondamentale, che ha a che fare molto con la dignità delle nostre persone. C'è un valore. Questo valore suscita, come dire, l'interesse di chi vuole utilizzare questa prateria non molto presidiata per fare denaro, o per fare spionaggio, o per fare comunque un uso illecito di questi dati. È chiaro che dobbiamo pensare, e anche qui ripeto in tempi molto brevi, a come fare fronte a questa nuova stagione della vita, perché questo è. E credo che la prima scelta sia quella che occorre molta disciplina, occorre molto diritto. Per i primi 10 anni, forse più, di crescita verticale della società digitale, dell'economia digitale, vigeva una regola che non dobbiamo limitare la libertà della rete. E questa è diventata in qualche modo un mantra. Non c'era convegno in cui non si dicesse guai a limitare questa piazza che è la più libera del mondo. Oggi per fortuna abbiamo capito che questa piazza va governata, va presidiata, occorre disciplina, occorre il diritto, perché il diritto serve a limitare, a contenere il potere, anche quando questo potere è un potere, come dire, non democratico. E in generale nell'economia digitale, così come si è sviluppata negli ultimi 10 anni, i grandi gestori proprio democratici non sono, nel senso che sono il prodotto di una stagione di anomia. Oggi serve diritto, serve regolamentazione, e da questo punto di vista io credo che noi ci siamo trovati in Europa in un
passo avanti rispetto alla generalità dei paesi. Ma naturalmente non basta, il diritto vale se sei in condizioni di farlo rispettare. E quindi c'è un problema di enforcement che deve essere consentito anche al di là di quei confini domestici nei quali già un po' si esercita. E questa è una sfida difficile, perché se un soggetto che ha intenzioni ostili riesce a organizzare il suo stabilimento in un paese remoto dell'Asia, dell'Africa, dell'America Latina, forse, non è facilissimo verificare quello che fa. Ora, quando qualche settimana fa il New York Times ha raccontato con un servizio molto brillante, che a voi esperti non diceva nulla, ma che all'opinione pubblica mondiale un po' ha dato un po' di preoccupazione, che il sistema delle applicazioni, anche minute, riusciva a far convergere verso grandi utilizzatori di questi dati raccolti da ogni singola applicazione, sapendo che le applicazioni sono tantissime, oltre 80 per ogni singolo dispositivo nel mondo, e quindi c'è una miriade di informazioni che vengono generate da noi e attraverso le applicazioni consegnate a gestori. Alcuni di questi gestori delle applicazioni si trovano, che so, in una remota stagione, regione del Sudafrica. Io ne ho avuto sentore per una vicenda che ci ha riguardato da vicino, ma chissà quante altre. Quindi il tema è: serve la disciplina, ma serve anche trovare strumenti nuovi perché questa disciplina valga. E questa è una delle due percorsi che abbiamo davanti. L'altro è quello più difficile ancora, forse, di far capire ai cittadini del mondo che quel dato ha valore, perché no, non è nelle corde, perché il massimo della sensibilità che i cittadini oggi posseggono è quello della tradizionale riservatezza. Lo dico con grande rispetto, perché la parola riservatezza nella storia della cultura giuridica e anche italiana, non solo mondiale, ha avuto un grandissimo e conserva questo grande valore. Ma dalla riservatezza alla protezione del dato c'è stato un percorso non percepito come con la stessa consapevolezza, e quindi bisogna alzare il livello di educazione digitale, far capire qual è l'architettura, quali sono i mondi nei quali noi viviamo, quali sono i rischi che corriamo, e mettere il cittadino nelle condizioni di pretendere che ci sia la protezione dei dati. Fare sì che se c'è una ospedale piuttosto che una banca, piuttosto che una scuola, che non rispetta le regole, i cittadini devono essere i primi, non l'autorità. Certo, l'autorità fa il suo mestiere, ma sarebbe bello che i cittadini pretendessero, che i lavoratori pretendessero dalla capo azienda: mi fai sapere se davvero stai proteggendo i dati, perché i dati sono preziosi. Se un gioielliere la sera chiudesse la gioielleria lasciando la porta socchiusa e la cassaforte aperta, diresti che è un cretino. Quanti sono i cretini nelle imprese, nelle pubbliche amministrazioni, che proteggono così male il proprio patrimonio informativo da renderlo esposto agli attacchi, renderlo esposto a qualunque delle azioni che si sono richiamate? Quindi servono queste due cose. Serve l'enforcement conseguente alla legge, serve una grande cooperazione internazionale, serve capire che il diritto alla protezione dei dati è un diritto universale, deve essere riconosciuto come diritto fondamentale universalmente. Non è una cosa da poco, però anche piccole occasioni di confronto come oggi servono a far capire a tutti noi il lavoro che rimane da fare. Grazie a tutti. Non scappi. Un ringraziamento. No, 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 no. Un ringraziamento al garante Antanello Soro. Alle colleghe Giovanna. Al lavoro fatto. Assolutamente sì, mi concordo. Io vi voglio dire che il 18 febbraio probabilmente ci sarà una votazione per rinnovare il collegio del garante della privacy. Quindi io voglio ringraziare in questa sede
Antonello Soro per il lavoro che ha fatto negli anni precedenti, proprio per affermare questo concetto di privacy come equivalenza della libertà, e di questo straordinario lavoro che ha fatto con tutto il suo gruppo, da Baldomeo a Francesco Vitali, a Michela Rossi, a tutti quelli che vedo in sala, questo straordinario lavoro di acculturazione, perché far valere la propria privacy, per far valere la privacy bisogna riconoscere l'importanza che essa ha nella nostra vita quotidiana. Se non capiamo che la privacy è la precondizione per esercitare le nostre libertà e i nostri diritti, la nostra privacy ci verrà tolta. Perciò grazie per quello che ha fatto, cercando di stimolare la consapevolezza che la privacy è fatta di due corni: da una parte c'è un ambito regolamentare legislativo e le istituzioni dello Stato possono intervenire per tutelare la privacy di chiunque, ad esempio attraverso il garante; dall'altra il garante si è dato da fare per spiegare che esistono e possono essere usate anche le privacy enhancing technologies per garantire la nostra privacy. Quindi ci ha lasciato un messaggio importante, secondo me, che l'ignoranza non paga più, e questo discorso lo facevano prima di lei sicuramente l'indimenticato Giovanni Buttarelli e anche Francesco Pizzetti e Stefano Rodotà, a cui abbiamo intitolato questa giornata. Lo volevo ricordare, grazie.